Per farlo organizziamo degli eventi che vanno dalla distribuzione e installazione gratuita di software, come facciamo nei nostri continui installation party, o all'organizzazione di convegni come questo, oppure la semplice gestione del nostro sito, che è www.linuxfm.org, che utilizziamo per la diffusione di news e il supporto tecnico ai soci e ai simpatizzanti tramite strumenti come il forum o la mailing list. Tra le tante difficoltà, per prima cito quella della mancanza di una sede stabile, cerchiamo di portare avanti diversi progetti, tra cui la realizzazione di corsi di informatica libera che abbiamo ripetuto in diverse occasioni nei comuni del circondario, e un altro progetto che abbiamo in campo, che però purtroppo sempre il discorso della mancanza di una sede ritarda, è il progetto Trashware, il recupero di hardware dismesso da aziende e enti per utilizzarlo per scopi sociali, sfruttando le potenzialità offerte da Linux e dal software libero. Come detto, il nostro è un LUG, un Linux User Group. I LUG sono un fenomeno mondiale, ce ne sono in ogni parte del pianeta. In Italia in questo momento ne sono attivi 201, con un totale di più di 5.000 soci. Ogni anno i LUG organizzano il Linux Day, che è un evento dedicato, una giornata di tempo interamente al software libero, la cui organizzazione è lasciata alle singole unità locali. In questo momento, oltre noi, in altre 117 città d'Italia si stanno svolgendo eventi simili. Noi abbiamo optato per un convegno, invitando responsabili di pubbliche amministrazioni e aziende a fare il punto della situazione sull'utilizzo del software libero nelle loro realtà lavorative. Io mi limito in questo mio intervento a descrivere un po' la situazione del Fermano relativamente alle tematiche che trattiamo, che sono sostanzialmente due: la diffusione di Linux e del software libero e la lotta al digital divide per la diffusione della cultura informatica. Per quanto riguarda la diffusione di Linux e del software libero, ovviamente non si possono avere dei dati precisi, però parlando della diffusione tra i server, Linux è largamente diffuso e apprezzato per le doti di stabilità, flessibilità, economicità e sicurezza. Dal lato desktop, il computer che abbiamo sulle nostre scrivanie, a giudicare dal successo delle nostre iniziative come Installation Party e delle richieste che ricevo nell'esercizio della mia attività lavorativa, posso dire che Linux è in crescita, ma a crescere sono soprattutto le applicazioni di software libero su piattaforma Windows. Bisogna essere sinceri, quindi ve lo dico. Oramai applicativi come OpenOffice, che è una suite dell'ufficio, diciamo, tipo Microsoft Office, Firefox, browser web più sicuro, performante e flessibile di Internet Explorer, Thunderbird, un client di posta elettronica, Firefox, PDF Creator per fare PDF gratuitamente, sono installati su moltissimi PC con Windows e molta gente anche in questa frontiera usa tutti i giorni. A mio avviso la diffusione sarebbe pressoché totale se si facesse una battaglia seria alla pirateria informatica. Se uno dovesse valutare, dove spendere 300-400 euro per un applicativo da ufficio nel proprio PC di casa, ci penserebbe due volte. La maggior parte della gente lo copia e in questo caso, se non lo potesse copiare, valuterebbe alternative magari legali e gratuite o poco costose. Su questo possiamo tranquillamente citare un aneddoto. L'anno scorso nel Fermano ci fu una serie di blitz della Guardia di Finanza nelle aziende e negli studi professionali che scatenò il panico. Io mi ricordo che telefonai nell'occasione al distributore di una maggior distributore nazionale di hardware e software e mi dissero: che sta succedendo? Affermo che da stamattina non faccio altro che rispondere alle richieste dei negozianti fermani che chiedono software. Praticamente i processi penali, tra l'altro, sono ancora in corso perché poi è penale. Io ricordo che in seguito a quel blitz un sacco di gente cominciò a installare piuttosto che
l'office, quando si trova nella possibilità di dover scegliere tra soltanto tra l'Office Microsoft da 300-400 euro e l'alternativa Open Office gratuita o il Photoshop da migliaia d'euro e il GIMP gratuito, optava con il 90% la seconda ipotesi. Che dire, se questa opportunità fosse riproposta sempre al momento dell'acquisto di un computer, cioè se uno avesse chiaro, preventivato l'acquisto di un computer, l'azienda o il privato che sia, il costo dell'hardware da quello del software separati. Tra l'altro, ultimamente in Francia c'è stata una sentenza del tribunale di Puteaux che ha obbligato praticamente fare giurisprudenza, pertanto i rivenditori francesi dovranno preventivare separatamente l'hardware dal software, e a quel punto si vedrà quando i utenti scelgono il software libero o il software proprietario. Io sono dell'opinione che verrà scelto in maggioranza il software libero, se non per ragioni filosofiche, per mero risparmio economico. Qualche tempo fa un'associazione di consumatori italiana, l'ADUC, denunciò l'antitrust alla Microsoft e i maggiori produttori di PC per abuso di posizione dominante. Quella denuncia è rimasta lettera morta e mi chiedo ancora perché. Tra le tante sbandierate liberalizzazioni, un'altra cosa che mi chiedo è perché nessuna riguarda il mercato del software. Questa è una semplicissima liberalizzazione, come quella di obbligare mettere chiaramente in un preventivo il costo di una macchina e il costo del software, potrebbe fornire un indubbio beneficio in termini di risparmio e di crescita economica. Non bisogna dimenticare che mentre tutte le multinazionali del software proprietario sono americane, perlomeno quasi tutte, a fornire supporto e formazione su software libero sono piccole e medie aziende locali. Andiamo al secondo punto, che è quello della diffusione della cultura informatica, e qui purtroppo per quello che riguarda l'Italia sono abbastanza pessimista. In Italia la classe dirigente e la classe politica sono piuttosto vecchie, e i vecchi sono per definizione ostili alle innovazioni. Non penso che non è così. All'ultima elezione ci avevamo due candidati settantenni, Tony Blair a 54 anni si è dimesso, io dico dato di fatto. E lo stesso vale per i consigli di amministrazione delle grandi società, le carte dell'università e così via. Le leve del potere sono in mano a chi è nato quando ancora non c'erano le calcolatrici. Questa è solo una delle cause, ma insieme alla atavica mentalità conservatrice italiana, alla arretratezza di alcune infrastrutture, viene a crearsi un mix che fa di noi uno degli ultimi paesi europei nella classifica di diffusione dei computer e dell'informatica. Che possa permettersi di non saper accendere il computer mia zia che ha 60 anni, ci sta pure. Che ci sia un ministro della pubblica istruzione, non quello attuale, che si vanta di essere un ministro carta e penna, francamente fa accapponare la pelle. Per citare un esempio della mentalità italiana, una cosa abbastanza comica, nel 2006 ci furono le elezioni e lesse su un quotidiano che ci sarebbe stata sperimentato per la prima volta in Italia il voto elettronico in largamente sperimentato, con qualche migliaia di sezioni. Nella mia testa mi ero fatto un'idea di come sarebbe stato questo voto elettronico. Io ho immaginato un seggio elettorale normale, un solo scrutatore, perché tanto bastava controllare che entrasse dentro una persona alla volta, e che mi sono immaginato che ci fosse un touchscreen, uno schermo, tutti i partiti, uno preme col dito sul partito e non esprime più il suo voto. E poi un'altra cosa che mi sono immaginato, che fine serata magari lo scrutatore che lì ha sovrintendere alle operazioni di voto, magari preme un tasto, fa una stampata dei voti, beh, questi contemporaneamente vengono trasmessi al ministero. Era l'idea che mi ero fatto io. Poi ho approfondito un po' il discorso e sono andato a vedere come era stato fatto il voto elettronico. Sezioni normali,
tutto il storico armamentario, le schede, le modite cooperative, l'urna, gli scrutatori, con in più un tecnico informatico. E, si votava normalmente. Alla fine della serata, mentre gli scrutatori facevano lo scrutinio, il tecnico informatico digitava, premeva il tasto e metteva dentro i dati. A quel punto, alla fine di tutta la trasmissione, di tutto l'inserimento dei dati, quindi alla fine dello scrutinio che facevano quelli cartacei, quindi senza nessun guadagno di tempo, salvavano tutto su una chiavetta USB, portavano la chiavetta USB nel computer centrale del plesso, perché di solito le lezioni si fanno in una scuola, quindi nel plesso, e da lì facevano la trasmissione al Viminale. Guadagno di tempo ed efficienza, niente, e costo 35 milioni di euro dello scherzetto. È solo un esempio, la dice lunga però quale sia l'idea dell'innovazione in questo paese, perlomeno per il settore pubblico. Per il privato, per le aziende private le cose vanno meglio, le aziende sanno che investire in innovazione porta benefici nell'efficienza dei processi produttivi. Molto spesso però le aziende si trovano a fare i conti con la carenza di infrastrutture, per parlare della nostra zona, soprattutto la diffusione della banda larga. Fermo, che è il capoluogo della futura provincia del Fermano, ha intere zone senza DSL, le zone industriali addirittura senza DSL, Salvano, parte di Capodacco, Girola sono senza banda larga. Nella zona industriale San Marco e le Paludi i nuovi insediamenti industriali hanno problemi addirittura a farsi allacciare il telefono, figurarsi per la DSL. Non credo che sia accettabile una situazione di questo genere per uno dei primi distretti industriali d'Italia. Le imprese oggi hanno bisogno di essere connesse in tempo reale con ogni parte del mondo. Tagliarle fuori dalla rete significa spesso impedire loro di crescere. Il digital divide di questo tipo, però, è facilmente superabile. Se le aziende di telecomunicazione non hanno intenzione di portare la banda larga, ci devono pensare gli enti pubblici. Ad esempio, potrebbe pensarci il comune, o la provincia, o un ente pubblico, la regione, utilizzando la tecnologia Wi-Fi. Il comune di Pordenone ultimamente ha dato vita a un progetto per coprire in wireless l'intero territorio comunale, entro i prossimi 2 anni, con una serie di access point collegati tra loro un'infrastruttura in fibra ottica. Non chiedo che da noi si arrivi a tanto, anche se i costi non sarebbero eccessivi, ma coprire in wireless con un servizio decente, almeno le aree in cui Telecom non aggiorna le centrali, non mi sembra chiedere troppo. Tornando al software libero, visto che in questo incontro abbiamo come interlocutori soprattutto le aziende e la pubblica amministrazione, ho voluto trattare in maniera esclusiva l'aspetto tecnico ed economico dell'utilizzo del software. Chi deve lavorare vale più la questione economica che non la filosofia. Io stesso pago annualmente un canone alla Microsoft per i software che utilizzo nella mia azienda, quindi non sarò qui a fare discorsi di questo. Però questo non deve farci indicare alcune questioni che vanno comunque accennate. Il software libero ha degli indubbi vantaggi. Essendo possibile modificare liberamente il software, è possibile personalizzarlo e adattarlo alle proprie esigenze. Il codice sorgente è sottoposto a una revisione da parte di moltissime persone, pertanto è più difficile che contenga il contenuto organico. Acquistando software proprietario, di solito si finanzia una multinazionale americana. Generalmente invece chi usa software libero si affida a piccole e medie imprese locali per il supporto e le personalizzazioni, facendo crescere l'economia locale. Il software libero utilizza formati aperti, lasciando all'utente la libertà di cambiare software sapendo che i suoi documenti saranno sempre leggibili. Avendo i sorgenti a disposizione, l'utente non è vincolato ad un solo fornitore, ma può scegliere sul mercato il fornitore di servizi più conveniente. Su queste altre questioni avremo comunque modo di confrontarci più tardi. Alla fine degli interventi abbiamo previsto una sessione di domande e risposte per cui potremo confrontarci. Chiudo ricordandovi di tenere d'occhio il nostro sito www.linuxfm.org, di iscrivervi alla nostra mailing list, ci sono i moduli in fondo alla sala, per essere informati sui futuri eventi. Abbiamo in mente di organizzare una serie di installation party e distribuzione di software, quindi scrivendovi una mailing list sarete informati su questo. Io
lascerei la parola ad Andrea che sì, ringraziamo Daniele Nicolò, presidente del Linux User Group di Fermo, e saluto anch'io l'assessore Pagliocco, per il benvenuto. Volevo sottolineare una cosa, io penso che di pari passo nella discussione che andremo a sviluppare oggi l'aspetto politico, e mi spiego subito, debba essere messo sul tavolo. Che cosa intendo per politico? Intendo la volontà di prendere decisioni in questo campo, perché le stesse imprese che Daniele ha citato più volte, ma anche le stesse istituzioni, non possono assolutamente, diciamo, crescere, utilizziamo questo termine, se non c'è una volontà politica profonda di cambiamento. Quando prima citava il ministro dell'istruzione, che porta avanti da un certo punto di vista lodevole l'utilizzo di carta e penna, dall'altro abbiamo veramente bisogno di persone competenti e che abbiano il coraggio di prendere decisioni fondamentali per lo sviluppo non solo economico di un territorio. Io su questo solleciterei poi, anzi, nell'immediato l'intervento dell'assessore. Buonasera a tutti e benvenuti. Io porto il saluto innanzitutto delle istituzioni che rappresento, che è la provincia di Ascoli e Fermo, ancora così, diciamo così, anche amministrativamente c'è ancora un solo consiglio provinciale, un solo presidente. A breve questa è già una città con l'uomo. E mi fa piacere stasera che proprio qui, nella città dove io sono cresciuto, dove ho studiato, dove mi sono formato negli anni 70, proprio nel settore dell'informatica, grazie a Luigi Montani che a quel tempo, nel 77, diplomò il quinto corso di informatici dell'istituto industriale, erano tre in Italia, e parliamo di 30 anni fa, quando con gli occhi di oggi possiamo dire si trattava di preistoria dell'informatica in questo settore. Io personalmente oggi mi occupo di amministrazione, sono nel mondo della politica dal 98-99 attivamente con un incarico dal 2004, e devo dire mi è stata assegnata l'assessorato all'informatizzazione in una entità pubblica come quella di una provincia dove ho toccato con mano, però questa volta dalla parte dell'amministratore che ha responsabilità, una grande distanza che c'è tra la velocità con la quale la società si sta muovendo grazie all'evoluzione e alla rivoluzione, voglio dire quasi copernicana, che ha rappresentato negli ultimi 30 anni l'evoluzione che si è stata nel campo delle tecnologie in generale, ma in modo particolare nel settore delle comunicazioni, delle telecomunicazioni e dell'informatica. Dicevo, toccato con mano, l'avevo già fatto negli anni 90 quando ho lavorato per una di queste grandi multinazionali, no? Il diavolo, adesso per chi produce software, non più, perché comunque Linux, no? È una realtà che anche le grandi multinazionali hanno dovuto gioco forza riconoscere, e devo dire con grandi profitti anche, questa grandissima espansione del software libero che c'è stata come un'opportunità seria. Dicevo, quando negli anni 90 vivevo da specialista all'interno di strutture private del nostro territorio, dell'Abruzzo, delle Marche, dell'Emilia, piuttosto che di Roma, notavo anche quel tempo, notavo questa differenza di approccio, ovviamente
che veniva fuori dalla diversa velocità con cui gli specialisti o comunque gli asset deputati alla gestione dell'informatica, della meccanizzazione, dei flussi, gestivano e approfittavano delle opportunità che questa tecnologia offriva. A parte che ho una bella voce, quindi anche in fondo mi sentono, vero? Vabbè, usiamo questo, allora mi siedo. Fino a che non arriva la cicogna, scusate se mi siedo. Dicevo, io vorrei fare tutto parlare retoricamente e nostalgicamente degli anni che furono, che tradiscono i miei quasi 50 anni, vorrei parlare di futuro e di quello che la politica a tutti i livelli è chiamata a fare per decidere. La politica, anche se è molto bistrattata, ma è sempre quella che cambiamo, non lo so, cambiamo pianeta, quella deputata a fare le scelte della nostra società. Purtroppo c'è da dire che la maggioranza delle persone che nella mia fascia di età, dai 40 ai, voglio dire, 60, che sono classe dirigente della politica oggi nel nostro paese, non hanno vissuto la formazione e la crescita e non sono riusciti probabilmente a realizzare, non a sapere, perché oggi sapere lo sanno tutti, insomma, che il mondo è cambiato grazie soprattutto a questa evoluzione impressionante e a questa capacità enorme che ha avuto anche di coinvolgere tutti gli aspetti della nostra vita e della nostra società, l'informatizzazione. Purtroppo la maggioranza di questa classe dirigente, io mi chiamo un po' fuori perché devo dire ho vissuto e faccio fatica oggi perché non ho più la mente dei 20 anni a seguire, no? E avere e realizzare di settimana in settimana, non più di anno in anno, come era negli anni 80, un cambiamento radicale, una moltiplicazione delle potenze a disposizione e quindi delle possibilità, delle chance che l'information technology oggi offre. Però la maggioranza di questa classe dirigente non ha preso coscienza di cosa sta succedendo nella nostra società. Dire nuove, perdonatemi, ma io vorrei mettere in primo piano la cosa più importante, che sono le nuove generazioni e gli aspetti sociali che vengono coinvolti. Si stanno creando delle nuove solitudini nelle fasce giovanili. Si stanno cambiando stili di vita e spesso in maniera negativa, purtroppo, si stanno creando delle situazioni sicuramente tristi delle quali i sociologi si devono occupare, perché la comunicazione attraverso l'internet, che è preziosissima per tutto, purtroppo però prende dei tempi sempre più ampi delle giovani generazioni che si chiudono in camera e chattano e fanno queste cose, insomma, dove comunque poi la conseguenza anche fisica è che comunque sono più obesi di noi che comunque andavamo a giocare a pallone, insomma, diciamocelo chiaramente. Questi sono, io quindi direi che la politica si deve occupare prima di tutto di cosa offre e di cambiare, di fare delle scelte. Sicuramente, anche se sono passati 30 anni, c'è la lotta ancora contro i monopoli di qualcuno che vuole mantenere il suo potere, però internet, e questo devo dire che è un dato positivo, estremamente positivo di questa
in questo mondo permette il contraddittorio, permette la possibilità a tutti di esprimersi, permette di avere il feedback, come si dice, no? Ma il feedback si può dire, non è una bestemmia, la capiscono tutti, no? E oggi la politica ha paura di fenomeni come quello di Beppe Grillo, diciamocelo. Ha paura perché non sa come gestirlo, perché non c'è la cultura, non si è fatto in tempo a formare anche delle coscienze e delle capacità di gestire un fenomeno di massa così importante e così grande. La politica ha paura di perdere potere, naturalmente. Ha paura di perdere l'esclusiva delle decisioni, l'esclusiva di dire io rappresento tutti, faccio la mia brava dichiarazione in televisione e tutti quanti, visto che comunque sono ipervotato, mi diranno che sono bravo. Peccato che se io apro un forum, quella stessa sera mi arrivano milioni di pernacchie, se affermo una cosa che non è condivisa. Bisogna confrontarsi con questo tipo di realtà. Quindi nascono tante situazioni che oggi è difficile sicuramente affrontare in un convegno. Questo convegno ha un ruolo importante, secondo me, perché tratta di un aspetto della grande libertà che si crea con la messa insieme di cervelli da tutto il mondo e non soltanto quelli che frequentano lo stesso ufficio. La messa insieme di cervelli intorno allo stesso tavolo, questo da sempre sappiamo che è uno strumento di questo famoso tempesta di cervelli o brainstorming, come lo chiamano in americano, è un passaggio fondamentale. Se io e voi quattro, per prima fila, vogliamo fare un progetto, ognuno ha le sue idee, magari siamo tutti più o meno formati sulla tematica che dobbiamo trattare, però lui ha la sua idea, lui ce n'ha un'altra, magari ci scontriamo pure intorno a questo tavolo, però dopo una bella discussione viene fuori un risultato migliore, sicuro, che se lo facessi io da solo, lui da solo, lei da solo. Siete d'accordo con me? Questo è stato sempre così. Chi ha fatto sicuramente delle attività di team o di squadra, formandosi all'università piuttosto che in azienda, sa quanto è vero. Quello di cui la politica deve prendere coscienza, anche nelle scelte, anche che riguarda questo settore qua, è che internet moltiplica questo discorso della che c'ha il brainstorming classico intorno a un tavolo. Lo moltiplica per 100, per 1000, per 1 milione. E ecco il risultato che poi viene, anche se ovviamente osteggiato da chi comunque il potere lo detiene da sempre, quando nasce un software, cito solo Linux, penso che tutti sanno cos'è e da dove deriva, quindi un sistema operativo che oggi gira in tutte, credo, le nostre aziende, in tutte le pubbliche amministrazioni, non è d'accordo. No, che giri in tutte le aziende, no, ma è di fatto, però magari può. È un auspicio, questo. È un auspicio, perché sicuramente è una delle cose che permette appunto di migliorare il nostro sviluppo. Se parliamo di sviluppo sostenibile, oggi la parola che va molto di moda, sicuramente dobbiamo vedere internet e le soluzioni che sono libere, che sono prodotte dall'ingegno umano, che non deve essere per forza etichettato, e questo lo garantisce la libertà di internet. La possibilità che viene offerta deve essere assolutamente messa a disposizione. Devo dire che, come sempre, la politica, e lo dico in dialetto fermano, arriva dopo i fuochi, no? Molti di voi mi capiscono, perché nella festa di paese i fuochi d'artificio sono l'ultima
qualcosa, no? Quindi oggi io che in questo tavolo rappresento un po' la politica, devo dire che ci abbiamo tanta strada da fare e ci avvaliamo con gioia di queste iniziative laddove vengono portate avanti. Le mie congratulazioni a voi che avete pensato di mettere intorno a un tavolo persone del settore e non, e citare degli esempi è una cosa bellissima da fare, perché nel nostro territorio ci sono e sono, non sono secondi a nessuna esperienza a livello nazionale, sia nella pubblica amministrazione, devo dire, poi il nostro ingegner Nobile ce ne parlerà, sia nel mondo dell'industria, che rappresentano anche le punte di avanti del nostro sistema artigiano. Quindi il mio augurio è che da questo tavolo, ma da altri tavoli, mi auguro se ne facciano tanti, la nuova provincia di Fermo, quando sento parlare di nuovo, a me piace perché è una nuova sfida, noi ci stiamo lavorando già come amministrazione, coadiuvati da tecnici di altro spessore, di grande profilo professionale, per immaginarci una burocrazia più lenta, meno lenta, per immaginarci una burocrazia che sia meno, si lapsus freudiano, mi perdonate? Ma sì, grazie. E voglio citare una cosa che proprio giorni fa, visto che oggi si parla tanto di giustizia, spesso si vedono, no, quando fanno gli speciali in televisione oppure il servizio su questo o quel processo, si vedono questi carrelli che portano faldoni immensi dove ci sono tutte le pratiche, tutte le cose di questo mondo. Quelle sono cose che sono tutte passate attraverso il computer oggi, scritte con il nostro classico Word, se vogliamo citare qualche altro sistema di videoscrittura, e poi vengono prodotte, copiate dal punto di vista cartaceo e vengono trasmesse da un ufficio all'altro con grande sforzo di commessi. Questo per me oggi è un obbrobrio, è una cosa che, della quale mi vergogno come classe politica, perché sicuramente è una delle cose sulle quali bisogna lavorare tanto, lavorare ovviamente con persone che hanno la mentalità più aperta. La sfida non la vinciamo noi cinquantenni, ma la vincete voi, e ne vedo qualcuno che se avete 30 anni ne avete un poco più di 20, ma la vincerete a breve, ne sono convinto. Vi lascio con questo augurio, buon lavoro. Grazie. Ringraziamo l'assessore per il suo intervento. Volevo aggiungere brevemente una mia considerazione, ma veramente fulminea. Forse avete fatto un piccolo errore, lo dico anche questo in maniera simpatica, avete tralasciato l'aspetto dell'informazione negli interventi, perché non è soltanto l'assenza di colleghi oggi che mi fa pensare a questo, ma proprio il mondo dell'informazione non è assolutamente attento all'evoluzione dell'information technology. Io spero che da questo convegno poi e da eventualmente altre, tolgo eventualmente, già detto Daniele, ci saranno altre iniziative, dalle successive, spero che questa attenzione sia un po' più presente e più, anche più propositiva da un certo punto di vista. I prossimi interventi saranno rigorosamente intorno ai 20 minuti. Introduco subito la prima persona, ex direttore del COSIF, Mario Nobile, oggi è dirigente presso il servizio di pianificazione e bacini di trasporto, mobilità territoriale e informatica della provincia di Ascoli Piceno. Il suo intervento verterà sul tema due applicazioni della provincia di Ascoli Piceno basata su open source. Prego Mario, e nell'ultima segnalazione ci sono altri posti qui in prima fila, se volete cortesemente occuparli, soprattutto Sì, lasciamo soltanto un paio, al massimo un paio. Grazie. Buonasera a tutti. Io avevo ovviamente
preparato una presentazione, ma la modificherò in corso d'opera perché già il Presidente Colò ha dato delle sollecitazioni importanti. E poi, come prima di cominciare, ci auspicavamo tutti, l'idea è quella di porre una serie di indicazioni, di informazioni e di stimolare un dibattito, perché se no immaginate che sia stancante per voi e per noi fare delle lunghe relazioni. Quindi io molto rapidamente vi farò vedere due applicazioni basate su software open source che, per essere onesti, ho ereditato in provincia di Ascoli Piceno perché erano già state avviate prima del mio. E poi ho inserito nell'ultima slide alcune considerazioni generali sull'open source. Modificherò l'intervento cercando di stare nei tempi, sarò attento alle indicazioni della Nicola Preconi, per un punto importante che è stato sollecitato dall'intervento del Presidente del User Group, che è relativo alla banda larga. L'assessore è arrivato immediatamente dopo, se non sicuramente avrebbe risposto lui ad alcune di quelle domande. Però è un tema sul quale è doveroso da parte nostra dare alcune informazioni sia agli addetti ai lavori, agli utenti del Fermano, che ai cittadini che sono presenti, perché si stanno muovendo alcune questioni anche di natura rilevante dal punto di vista economico. Allora, noi come provincia di Ascoli Piceno abbiamo due applicazioni web, quindi basate sull'uso di internet, che sono state realizzate, stanno per essere, diciamo, avviate, siamo nella fase già di testing e di connettività dei server, stanno per essere avviate. Una è la cartella sociale e l'altro è Priamo, che è un portale relativo al turismo. La cartella sociale ha questi obiettivi, vedete che in sostanza si tratta di integrare i servizi che oggi vengono assicurati ai cittadini, servizi di tipo sociale, attraverso i comuni e delle aggregazioni chiamate ambiti sociali, che raggruppano diversi comuni sul territorio. All'interno della provincia di Ascoli Piceno Fermo abbiamo tre ambiti sociali e ci sono dei coordinatori di ambiti. Ora, la tipologia di applicazione, che vediamo subito, è in sostanza un portale web a questo indirizzo, politiche sociali in rete, che è già attivo ma è in fase di test, quindi non è ancora al pieno delle funzioni, che è strutturato tramite un CMS, ovvero un Content Management System, che gli addetti ai lavori conoscono bene perché è Made Simple, uno dei CMS open source disponibili. Cos'è un CMS? È, come dice il termine in inglese, un sistema di gestione dei contenuti, cioè una sorta di software che è in grado di definire, dettagliare la scatola che poi sarà il portale web. Si tratta di creare appunto un'interfaccia tra ciò che viene visto nel portale web e le modifiche che vengono fatte su questo portale. Il CMS consente di costruire il portale e i contenuti all'interno del portale in maniera più semplice. Come è fatto il portale? Vedete, qui ci sono alcune immagini all'interno delle quali vedete che ci sono operatori comunali, scheda di accesso, rilevazione bisogni, dati segnalazione, cioè verrà informatizzato tutto il lavoro che gli operatori comunali e gli operatori di ambito sociale realizzano quotidianamente sul territorio, ad oggi spesso in modalità cartacea, usando strumenti, diciamo, di produttività individuale. Invece con questo sistema avremo un'unica gestione che, come vantaggi, porterà sicuramente una maggiore e una migliore efficienza di tutto il sistema. L'hardware ve l'ho richiamato qui, vedete, si tratta di una macchina che in realtà abbiamo veramente ricondizionato, perché era una macchina assai vecchia, vedete le caratteristiche fisiche dell'hardware. Il sistema operativo è un Enterprise CentOS 4.5, quindi non è l'ultima versione di questa distribuzione che si chiama CentOS, la versione immediatamente precedente, ma ha gioco facile anche su una macchina abbastanza vecchia come quella che vedete lì. Vado velocemente perché devo integrare il mio intervento. Gli obiettivi quali sono? Abbiamo tre obiettivi principali.
un modo aggiuntivo più flessibile e più facile per erogare i servizi degli enti e monitorare, un risparmio per il cittadino e per gli enti perché riusciremo a razionalizzare meglio le risorse della pubblica amministrazione. Voi immaginate che in questo settore, come in tanti altri, c'è una forte collaborazione tra i comuni perché ci sono operatori anche a scavalco tra diversi comuni, non abbiamo realtà numeriche elevate. E infine, ultimo, ma non per ultimo, possiamo comunicare meglio e rendere più trasparente l'operato dell'amministrazione pubblica, anche su un tema sensibile come quello dei servizi sociali. I costi sono praticamente pari a zero, perché al di là dei supporti o delle sottoscrizioni per ricevere assistenza, l'unico costo è lo sviluppo di quell'applicativo declinato nella nostra realtà, considerando il fatto che abbiamo utilizzato il catalogo del riuso, cioè abbiamo acquisito un software che era già stato sviluppato da un'altra pubblica amministrazione, una comunità montana della Campania, della regione Campania, che aveva sviluppato tutto l'applicativo e che ci richiede ora qualche decina di migliaia di euro di costi di sviluppo per adeguarlo, che verranno finanziati dal bando del riuso. Quindi è un'attività che dal punto di vista della pubblica amministrazione, intesa come provincia di Ascoli Piceno, ha un costo pari a zero, o praticamente vicino allo zero. Il secondo progetto, che vediamo molto rapidamente, è un portale turistico e di altri contenuti, che è stato chiamato Priamo, all'interno del quale verranno condensati informazioni sul territorio, sulla cultura, sui prodotti tipici, eccetera. Qui vi ho messo alcune slide, considerate che è in fase di costruzione anche relativamente ai contenuti, quindi l'hotel ovviamente non esiste, si stanno inserendo anche, qui manca, lo dico io per primo perché il teatro di Fermo lo conosco bene, il teatro di Fermo perché lo stanno ancora inserendo, perché immaginate che c'è da inserire dati, fotografie, cenni storici, i musei, gli appuntamenti, cioè è una scatola che si sta riempiendo di contenuti relativi alle informazioni turistiche e di ospitalità. L'hardware in questo caso consta di tre server un po' più moderni rispetto al server di Vienna che abbiamo visto prima. Abbiamo, proprio in questi giorni, stiamo testando la connettività con linea dedicata a SPC, cioè Sistema Pubblico di Connettività. Abbiamo aderito a un bando che il CNIPA, il Centro Nazionale di informatizzazione, ha lanciato a livello nazionale, che è una linea secondo gli standard della pubblica amministrazione. La struttura è di un sistema operativo su ognuno di quei tre server, Red Hat Enterprise Linux 4, anche qui, siccome il progetto è partito qualche mese prima del 2007, non abbiamo l'ultima versione dell'Enterprise Edition di Red Hat, che attualmente è la 5. Il database è un PostgreSQL 8.1, quindi anche qui non è l'ultimissima, con delle estensioni spaziali per la parte GIS, la parte di sistema informativo geografico, che comunque questo portale avrà per dare informazioni anche in termini di mappa non statica, ma in grado di cambiare, di essere declinata secondo le informazioni richieste dall'utente. Gli obiettivi, e poi qui mi riallaccio anche alla provocazione o alla dichiarazione di Andrea, sono di creare, io qui ho ripreso il documento che è stato prodotto al tempo di finanziamento di questo progetto su fondi ARSTEL, cioè su fondi regionali, però condivido in pieno quello che è stato scritto nel documento che io non ho scritto, semplicemente perché provate, fate lo sforzo di contare gli enti che si occupano di turismo. Qui c'è scritto un nuovo modello di sviluppo per integrare strutture pubbliche e private, sistemi turistici locali, assessorati al turismo di regione, provincia e comuni, gli ART, comunità montane, enti parco, consorsi turistici, fornitori locali di servizi, cioè gli operatori poi del settore. Allora, lo scopo è quello di creare una sintesi e di presentarsi magari a fiere come quella di Milano, della BIT internazionale, in cui la maggior parte delle persone, operatori esteri, internazionali, mondiali, ha una vaga idea di dove sia l'Italia, ha delle vaghe idee su dove siano Roma, Milano, le principali città, ha scarsa idea di dove siano le Marche, non capisce la differenza che c'è tra Fermo, Ascoli e
città limitrofe. Allora immaginate che presentarsi con un portale turistico in quelle sedi internazionali significa cercare una sintesi tra tutti i soggetti che si occupano di turismo in questo caso. Poi arrivo alla tua dichiarazione, perché ho inserito alla fine. L'obiettivo di lungo periodo è quello di creare un marchio del turismo piceno. Qui non inteso come Piceno, Fermano, Piceno probabilmente allargandosi anche a Macerata e a tutta l'area dove gli antichi piceni vivevano. I costi in questo caso, vedete, c'è qualche euro, perché Red Hat chiede una cifra dovuta alla sottoscrizione, all'assistenza, ma parliamo di cifre risibili rispetto alle cifre che noi ad esempio spendiamo sulla piattaforma SQL Server e server di Microsoft. Parliamo di decine di migliaia di euro all'anno, cioè in questo caso parliamo di un costo veramente basso. Anche in questo caso il CMS, cioè il Content Management System che citavamo prima, non ha costi. Lo sviluppo, che ovviamente ha un costo in termini di configurazione del portale, di riempimento dei contenuti, è in questo caso finanziato con aste regionali. È chiaro che uno potrebbe dire non è costo zero, sono soldi comunque pubblici. È vero, anche nel precedente progetto ci sono fondi pubblici alla base, che sono quelli del bando del Rioso. Però in ogni caso ci sono dei risparmi rispetto all'uso di software proprietari. Ultime due slide e poi mi riservo, perché sono andato molto veloce, 5 minuti sulla banda larga, sperando di non annoiarvi e poi ovviamente rimanendo a disposizione per il dibattito. Allora, primo punto, è stata avviata il 20 settembre una commissione open source del 2007. Lì c'è scritto nuova commissione, e ho ripreso queste informazioni dal sito del CNIPA, proprio perché c'è stata una grossa variazione rispetto alle precedenti, anche in termini nominativi di persone che partecipano. Questa commissione ha tutti quegli scopi che vedete lì, che sono cose bellissime: creare manuali per la pubblica amministrazione, dare una forma, una procedura alla possibile acquisizione di software open source da parte delle pubbliche amministrazioni. La cosa nuova, la cosa importante, la cosa che mi sento di segnalare, visto che noi come provincia di Ascoli Piceno abbiamo già ricevuto e fatto dei contatti con la commissione, e proprio venerdì, ieri, ero in Regione Marche e abbiamo parlato con i dirigenti regionali proprio di questo tema, impostando una possibilità di aprire un tavolo regionale che si interfacci con questa commissione nazionale. Dicevo, è un'informazione importante secondo me da dare a tutti voi oggi, perché in maniera nuova la commissione intende aprire, vedete l'ultimo punto, un forum pubblico dove raccogliere suggerimenti, stimolare idee, eccetera. Allora, qui il convegno di oggi, che secondo me è un'iniziativa importante di cui va dato atto al Linux User Group di Fermo, perché è un momento comunque di discussione utile, può vedere delle prosecuzioni concrete sia da parte nostra, l'assessore lo ha già fatto, io lo ribadisco, nel senso che noi con le nostre complessità, distorsioni, burocrazie e altro siamo ovviamente sempre aperti a ogni genere di sollecitazione, soprattutto per quelle che derivano dall'open source. Ma in maniera più concreta, e mi rivolgo non solo al gruppo di Fermo, ma anche agli operatori, alle imprese e agli altri e ai cittadini che vedo in questa sala, è possibile raccogliere e formalizzare alcune idee, alcune proposte, discuterle insieme e cercare di rimandarle a livello nazionale per azioni concrete, per forme di sia di incentivo che la Commissione può stabilire, sia di disposizioni di legge. Vedete qui, poi lascerò la slide, ma avete già capito il riferimento, che è il sito del CNIPA, cnipa.gov, potrete vedere meglio il lavoro di questa commissione. Seconda parte delle conclusioni, e qui mi riallaccio un po' ai discorsi fatti prima. Io sono parzialmente d'accordo col Presidente sulla
sull'uso del software open source rispetto al fenomeno della pirateria che prima citavi. Però qui ho richiamato, vedete, sono tre frasi che apparentemente non hanno nessun legame, invece hanno anche una sequenza, cioè se vogliamo creare applicativi nella forma open source, il modello deve essere di comunità, ma non spiego niente a voi perché voi già siete una comunità di utenti. Però è evidente che io non sono completamente d'accordo con te su quel punto, perché a me non interessa convincere l'utente che sia più conveniente installarsi l'open office, nel senso che va lì, fa la scelta investigativamente più conveniente e acquista o si rende, diciamo, a livello legale più tranquillo, ma interessa farlo entrare nella comunità, perché tutto il nostro mondo basato sull'open source è basato sul fatto che ci sia una comunità, cioè l'utente non in grado di scambiare idee, opinioni, sbagli, è un utente che in realtà la comunità non porta a nulla. E se ci pensate, il modello comunitario, se ci pensate, provate a fare lo sforzo mentale di tornare indietro negli anni e nei secoli, almeno negli ultimi due, e cercate di pensare a chi ha inventato, parliamo delle cose più recenti, chi ha inventato Wikipedia, chi ha inventato il blog, chi ha inventato, e andiamo indietro. Non associerete mai un nome, perché oramai tutta l'evoluzione del software e di tanti altri punti del progresso tecnologico appartengono a scoperte comunitarie di più persone. Qual è il secondo punto? Che se c'è una comunità ci deve essere uno scambio reciproco. Allora, il punto importante che riguarda anche noi come pubblica amministrazione è che noi non diamo nulla alla comunità se cerchiamo di pescare da un catalogo un applicativo che costa un po' meno o che ci dà meno costi di gestione. Abbiamo, nonostante le nostre distorsioni, errori e compagnia bella che conoscete bene più di noi, abbiamo anche qualche buona pratica, qualche idea, qualche possibilità di far cambiare le cose. Un esempio, e cito appositamente delle cose che non riguardano né me né l'assessore Baiocco, sono i progetti energetici, le lampadine, tante cose che vanno nella direzione di poter cambiare almeno in una parte del mondo. Allora, queste buone pratiche noi possiamo metterle sul tavolo. Se lo scambio non è bidirezionale, ritorniamo al software proprietario. Allora, io le ho scritto progresso scientifico, perché immaginate che cosa saremmo noi oggi se non ci fossero gli articoli scientifici, la divulgazione scientifica, non saremmo nulla. Però è evidente che un tallone d'Achille dell'open source in generale è quello di capire questo meccanismo. Allora, noi come pubblica amministrazione in questo siamo facilitati. La provocazione per le imprese private, che anche si occupano di open source, è: come riuscite a risolvere questo dilemma? Cioè il dilemma di rendere disponibile la crescita del progresso che effettuate, di rendere disponibile la vostra scoperta in termini di open source. Ammesso e non concesso che tutto il sistema crescerà se ognuno di noi metterà nell'articolo scientifico la formula, i dati e i risultati. Questa è una contraddizione che dobbiamo risolvere, secondo me, che noi da parte nostra, del pubblico, non abbiamo per nostra fortuna, ne abbiamo altri. Ma l'impresa privata di software ha, perché nel momento in cui sviluppa codice deve essere pronta a metterlo, a renderlo disponibile e a garantire la sua sopravvivenza nel mercato, non sul copyright di quel codice, ma sul valore aggiunto dei servizi che può offrire. Ed è molto difficile fare questo. Io ricordo nei primi anni 90, proprio nel 90, studente universitario, agli albori di internet, erano gli inizi, nel sito della facoltà di ingegneria di Bologna, facciamo il sito web, facciamo le pagine, e poi ci rendiamo conto, ma cosa ci mettiamo? Perché i siti degli americani, degli altri colleghi di altre nazioni si riempivano di contenuti, di articoli scientifici, di tesi di laurea, di tesi di dottorato, noi invece facevamo la pagina web. Bene, questo è un esempio di scambio non bidirezionale. Tu prendi,
ma difficilmente dai. Allora, questo è un meccanismo che può essere una contraddizione, un tallone d'Achille, ed è una provocazione che lancio anche per il dibattito. L'ultimo elemento, è ovvio che parlando di open source, delle cose che già il Presidente ha detto e che io ho richiamato, parliamo di rapporti tra politica e informatica, perché Andrea l'ha sottolineato subito, è un problema di scelte, ma di scelte che riguardano il diritto d'autore, le leggi sul copyright, la possibilità di entrare nei rapporti tra le persone che si scambiano di dati, e questo è un compito della politica. Io qui non vado avanti perché consumo il tempo e devo parlare di banda larga, però ho preso questa citazione, questo ve lo voglio dire, da un libro bellissimo che vi consiglio, chi di voi non l'ha letto, si chiama Beat Generation, Beat Generation, di Mario Bolognani, vecchio dirigente di Olivetti e di altri enti di ricerca. Ed è un libro molto interessante in cui lui, che era un uomo di laboratorio, un tecnico, un informatico puro, racconta come Olivetti si sia svenduta a causa degli uomini di relazione, degli uomini che volevano trarre profitto, no? Dalle scoperte, e volevano a tutti i costi raggiungere dei successi che magari non erano in linea con la missione di quell'impresa. Ebbene, ve la cito rapidamente, lui nel libro racconta di un incontro con Flores, che era un ministro della giunta Allende in Cile, prima del colpo di Stato. E questa persona, questo ministro, raccontava che per lui c'era stata una non comunicazione tra la periferia e il centro, perché per l'assetto che c'era in Cile, per l'assetto politico, una comunicazione, una forma di comunità avrebbe salvato quella situazione politica. Allora, è una provocazione che lui ha messo nel libro e che io richiamo per dirvi che il rapporto con la politica non è soltanto sulle scelte che ci riguardano da vicino, come tecnici del settore, come operatori del software, ma nell'ambito di stimolare questi processi comunitari come voi create, come voi come Linux User Group create, può dare senso anche a momenti critici di tipo politico, può dare senso anche a forme più pesanti di problemi rispetto a quelli di scelta tra Microsoft e Linux. Quindi queste tre provocazioni mi auguro di ritornarci magari nel dibattito. L'ultimissima cosa riguarda la banda larga. Anche qui c'è stata una contraddizione, questo lo devo dire. Io non ero ancora arrivato, ma è stata un'operazione voluta con forza dalla provincia. La provincia ha firmato un contratto con Telespazio e ha acquisito 57 parabole di ADSL bidirezionale che avevano un costo non differente, perché si parlava di 130 euro al mese, e le ha calate a 90 euro circa al mese, proponendole alle imprese che si lamentavano del digital divide. Risultato più basso del numero che vi ho detto, cioè attenzione al digital divide. Noi abbiamo un digital divide, però quando portiamo soluzioni che sono le uniche possibili in alcune forme, non c'è una risposta corrispondente alla richiesta a volte. Questo parlo soltanto di imprese. Tema invece molto più grosso, perché anche cospicuo dal punto di vista delle risorse, noi entro qualche mese avremo dalla regione la parte terminale del POR del FES, cioè del programma del piano operativo regionale che va a sfruttare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Sono i vecchi fondi DOCUP. Mentre prima, negli anni 2000-2006, c'era stata una differenziazione del territorio, per cui c'erano obiettivi comuni in obiettivo 2, comuni in obiettivo 5D, eccetera, e fermo, paradossalmente, questo lo dico da ex direttore del COSI, avevamo tantissimi comuni fuori dall'obiettivo, e poi spostandoci verso Macerata, verso Ascoli, lo stesso asse
geografico toccava comunque un obiettivo. Quindi questo ci ha comportato grossi svantaggi dal punto di vista del partecipare ai fondi comunitari. Oggi per fortuna questo non c'è più. I nuovi fondi 2007-2013 saranno spesi nella Regione Marche in maniera omogenea su tutto il territorio. Sono strutturati su 5 assi: asse 1 imprese, asse 2 società dell'informazione, asse 3 energia, 4, 5 eccetera. L'asse 2, che è quello della società dell'informazione, prevede 3 interventi. Uno che si chiama infrastrutture telefoniche, un altro che si chiama miglioramenti della pubblica amministrazione e un altro servizi a sostegno delle piccole e medie imprese. Questi 3 interventi avranno dei bandi che usciranno a mesi, noi ci aspettiamo per i primi del 2008 di avere già i primi bandi. Cosa vogliono fare questi 3 interventi? Il primo, infrastrutture telefoniche, come immaginate c'è una trattativa serrata con la Regione, dovrà essere declinato in stesura di fibra ottica da parte della Regione con applicazione del modello wholesale, cioè la Regione come ente pubblico fa fibra ottica e poi la darà in concessione a un soggetto privato, intervento che noi non comprendiamo perché secondo me una Regione non deve stendere fibra ottica. Secondo me creare reti tra pubbliche amministrazioni è una cosa da fare dopo una rete per i cittadini e le imprese, ma queste sono mie opinioni personali di cui mi prendo anche la responsabilità, visto che sto qui in veste di dirigente pubblico. Il secondo intervento si chiama Market Failure ed è proprio per risolvere la questione che dicevi tu. Oggi Telecom Italia non ha interesse a coprire con il DSLAM tutte le centraline telefoniche, cioè con gli apparati che consentono di ottenere la DSL. Non ha interesse perché ha un budget e va a coprire le zone più dense. Quindi il comune di Petripoli sta in una certa lista, in una certa graduatoria. Magari prima c'è un comune della provincia di Bologna, okay? Ed è un discorso puramente economico di una legittima scelta di una società che fa investimenti. L'intervento che è all'interno del proprio del FESR dice: do un contributo a Telecom Italia in modo che attrezzi le centrali e poi il mercato si apra anche ai concorrenti. È un intervento che si chiama Market Failure. La cifra in gioco all'interno del Porto del Fesere è di qualche milione di euro, quindi non copriremo tutta la Regione Marche così, però copriremo buona parte del territorio che ha certe caratteristiche anche di densità di popolazione. Il terzo intervento di questo primo asse, che si chiama infrastrutture telefoniche, riguarda il wireless per le province, quindi il tema che dicevi tu, non ignoro. Qual è il problema? Che gli strumenti che noi abbiamo ci passa sopra il bando WiMAX per le 21 licenze regionali più quelle locali, ci passa sopra un aggiornamento di tecnologia, cioè dovremo essere attenti a trovare una soluzione in grado di reggersi in piedi anche con i nuovi bandi e con le nuove tecnologie, se no rischiamo di, come piccoli elefanti, di fare una rete wifi, metterci 2 anni e intanto avere una tecnologia già vecchia. Questo è il rischio che non dobbiamo provare. Questo era l'asse 1, infrastrutture telefoniche. Il secondo ve lo risparmio perché è per la pubblica amministrazione, cioè ci saranno bandi per i comuni, sì, sì, sul loro informatico, l'immagine, l'applicazione pubblica, eccetera. Chi di voi annuisce magari una società di software che si occupa di questo, quindi sarà contenta. Il terzo tema riguarda le piccole e medie imprese. Saranno bandi relativi a fornire una percentuale, si parla adesso del 15, 20, 30% di cofinanziamento a piccole e medie imprese marchigiane che vogliano dotarsi di nuove tecnologie, software innovativi e altro. E complessivamente, ma la memoria potrebbe farmi sbagliare, dovremmo parlare di una cifra vicina ai 4 milioni di euro per tutta la regione, per tutti e 7 gli anni. Quindi non è una grande cifra, ma ci sarà un minimo cofinanziamento. Concludo. Chiaramente quello che noi ci aspettiamo è che entro i primi mesi del 2008 il POR del FESR sia completo e poi, come già è stato fatto, queste informazioni verranno divulgate
ai cittadini, ai comuni, ai sindaci e ai diversi portatori di interesse. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi fermo qua in attesa del dibattito. Grazie. Grazie Mario. Sì, una precisazione sulla questione della DSL per le imprese. Quello che è successo qui in zona è che nella zona siamo ancora evoluti, la connettività c'era. No, poi semplicemente la centrale si è saturata, per cui probabilmente nel momento in cui avete fatto l'offerta delle antenne, la connettività c'era, le aziende che sono venute dopo e sono diverse, si sono trovate in una situazione di non poter connettere neanche il telefono. Questa è stata la situazione. Poi il resto sono zone residenziali che però comunque lì la copertura è importante. Zone neanche piccole, per Capodarco o Salvano, migliaia di persone, tutto qui. Una precisazione, rapporti con la politica, noi anche esponendoci a qualche polemica abbiamo fatto le nostre proposte, in qualche caso recepite, in qualche caso no. Noi, l'anno scorso qui ci sono state le elezioni, le nostre proposte erano state accolte dei programmi dei candidati, cioè noi facevamo delle proposte che finirono nel programma. Noi i rapporti con la politica non ci schifano, ecco, questo è il discorso, se le condizioni sono di parità. Ripasso la parola. La sottolineatura che poi rafforza la mia considerazione precedente, Mario ha citato questa commissione sull'open source, bene, questa è la notizia che apprendiamo adesso, perlomeno la stragrande maggioranza di noi. Invece abbiamo appreso a mezzo stampa, forse per l'intervento di qualche esponente che poi con la politica c'entra ben poco, che l'attuale maggioranza di governo sta addirittura legiferando la creazione di un registro per quello che riguarda i blog, quindi andiamo in direzione esattamente opposta poi per quello che riguarda la libertà informatica e eccetera. Chiudo la parentesi e presento la prossima persona, il prossimo relatore, che è Roberto Baldascino dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa. Il tema che il dottor Baldascino approfondirà riguarda lo sviluppo e la gestione delle conoscenze tramite ambienti FLOSS, ce lo spiegherà poi con il dettaglio. Non c'è possibilità di modificare il sorgente. Faccio questo termine, anzi in alcuni testi c'è scritto solo FOSS, erano libre, free, libre, però è bello tenere quel libro libero, perché è la parola italiana almeno. Allora, come il Remark, cosa abbiamo fatto? Generalmente abbiamo avuto un settore che si è occupato di formazione a distanza. Questa formazione a distanza si è basata su ambienti, in questo caso open source, ambienti learning. Personalmente io ho utilizzato molto l'ambiente Moodle, che molto probabilmente qualcuno di voi avrà sentito parlare. Si basa sul costruttivismo sociale, adesso il termine è un po' didattico, però è quello che prima è stato detto, cioè sulla collaborazione, cioè la conoscenza si produce collaborando. Guardate, questi sistemi che ho messo sono le varie opportunità che esistono in rete. Io ho scelto sempre Moodle, ho sperimentato Docker, cioè Docebo che è italiano, cioè una volta lo chiamavano Spaghetti Learning all'inizio della sua creazione, e poi c'è il tutor che è americano, come d'altronde
sono tutti ambienti che girano sotto, io ho messo delle icone, Apache, il web server, che sarebbe con la penna da indiano, poi sotto c'è MySQL, che sarebbe il database, e poi c'è il linguaggio PHP. Praticamente tutti girano sotto queste condizioni. Allora, una volta scelto l'ambiente che è stato Moodle, il problema è da scegliere, diciamo, che cosa sperimentare a livello di formazione. E vi spiego, è istituto di ricerca, non istituto di formazione, almeno è stato istituto di ricerca, nel senso che l'obiettivo non era tanto di formare, ma formare per la ricerca, cioè trovare quei sistemi, quei metodi, quelle metodologie di formazione in grado di dare i maggiori risultati, con i minimi costi e i minimi sforzi. Questi sono una serie di corsi che abbiamo fatto, sono corsi un po' particolari, citato più volte, c'è lo stesso Moodle, perché io lavoro in un ambiente di docenti e ovviamente bisogna informare i docenti a fare lo stesso formatori in ambiente learning. C'è, penso, il famoso Joomla, che è un CMS, uno dei tanti CMS open source, tra parentesi anche il nostro sito si basa su Joomla stesso. È molto, diciamo, eclettico come portale, perché in realtà lo utilizza anche per la formazione, sembra strano, il portale, diciamo, una formazione di tipo non formale, ma sempre un tipo di formazione. Ovviamente ognuno, mi pare che voi avete PHP, stiamo in transizione da tempo. Però, per essere chiari, l'offerta è finita. L'importante, io dico sempre, anche tra gli ambienti learning, i portali, non è tanto l'ambiente, ma l'utilizzo dell'ambiente, nel senso che è inutile avere un ambiente magari performante se poi l'utilizzatore non è in grado di farlo funzionare, come avere un Ferrari dopo un bar a velocità di 500. Perciò bisogna fare in modo che l'aspetto umano sia adeguato per quanto riguarda l'aspetto dell'evoluzione tecnologica. Poi ci sono tre aspetti di questi corsi un po' particolari. Uno è stato Art of Illusion, è un programma che pochi conoscono, ma serve per fare la grafica 3D e la realtà virtuale, anche se posso fare VR, diciamo, fare grafica 3D è una cosa complessa normalmente. I software tradizionali, quelli che avete sentito nominare tipo Maya e dicendo, costano migliaia di euro. Di software open source ce ne sono diversi, ma hanno un diverso grado di difficoltà. Per esempio, il più conosciuto probabilmente è Blender, che avete sentito nominare, però offrire a un docente alle prime armi di grafica 3D Blender sarebbe controproducente, perché è come avere, diciamo, un cruscotto di un aereo, per essere chiari, con tante funzioni che non si vede. La scelta è data Art of Illusion perché è un programma che gira su tutte le piattaforme e poi estremamente un'interfaccia, sono 5-6 bottoni e permettono di fare, diciamo, un'evoluzione della grafica 3D e un'animazione di questa molto ad alti livelli. Praticamente un programma, diciamo, apparentemente semplice, ma in grado di offrire dei grandi risultati. Guardate, poi c'è un NVU, un altro programma che abbiamo fatto dei corsi, sarebbe un'alternativa al famoso front page della Microsoft, in questo caso gratuito e anche open source. E poi l'ultimo corso che finirà a dicembre, perché poi a dicembre finirà anche l'IRM, che sarà stimato in agenzia scuola, diventerà qualcos'altro, è questo, EXE. È un sistema motore per produrre learning object, può essere una parola un po' strana, però diciamo, produrre piccoli oggetti didattici che, se assemblati insieme, sono in grado di fornire dei corsi interi. Ci sono particolari formati, in questo caso questo è stato in formato SCORM, che è quello che ho conosciuto. Praticamente cosa vorrebbe dire? Che tanti docenti, ritorniamo di nuovo alla comunità, si creano tanti oggetti didattici che possono scambiare, questi possono essere evoluti, possono essere ampliati e in qualche maniera possono essere anche implementati all'interno di una piattaforma compatibile con SCORM. Tra parentesi, le quattro piattaforme che ho accennato sono tutte compatibili con questo formato tradizionale. Allora, come ho detto prima, non basta avere la tecnologia, ma c'è bisogno di avere un rapporto, diciamo, particolare, bisogna farlo affrontare in qualche maniera. Io so per esperienza che molti corsi che i docenti hanno fatto non hanno dato i risultati prodotti. Io, come dico sempre, il primo corso learning non si dimentica mai, questo nel bene e nel male. Nel senso che se va male il corso learning, il docente non lo farà mai più. Se va bene, invece, sarà spinto a continuare. Io ho utilizzato una metodologia un po' particolare, chi sa di informatica poi, sentendo in corsia, potrà meglio capire. Allora, il docente in formazione, o l'adulto in questo caso in formazione,
non è solo l'utente, non sia solo un corsista, ma è allo stesso tempo un docente. In questo caso, nel momento in cui io faccio un'attività didattica, i docenti stessi la applicano con i loro ragazzi o con dei ragazzi nella regione. Noi parliamo di online, capite? Non sono vincolati a una classe fisica. In questo caso le ricadute sono enormi, perché quello che fanno non è teorico, è reale, possono applicarlo in tempo reale con la classe e hanno questo famoso feedback, non da me, formatore, ma dalla classe stessa. Se le cose vanno bene, sono spinte a migliorare, sono spinti anche ad andare, cioè l'obiettivo è quello di far crescere le persone per continuare a collaborare, ma per continuare anche con i propri passi, andare avanti con i nessuno. Allora, i risultati quali sono stati? Prima di tutto vi faccio notare un'icona un po' strana delle marche, è con un nome forte. Io ho avuto un gruppo di docenti che mi hanno seguito nel corso degli anni, sono fidelizzati, dopo alla fine ho deciso di creare una rete. È forte, è una rete marchigiana, sono circa 36 scuole, che tutte, comprende tutte le province, non è solo specifiche, forte è un acronimo, come sempre, ormai sono lì, formazione tecnologica e learning, tutti i docenti, non sono solo docenti classificati, è personale della scuola, anche ATA, cioè di fuori sono tecnici, ultimamente ho avuto un dirigente anche che si è voluto iscrivere, meglio così, è un DSGA, che sarebbe un direttore amministrativo, perché ognuno di loro trova in questi software, in queste attività, anche non solo praticamente cosa poter fare, ma anche come utilizzare direttamente la propria scuola. Cioè avere una scuola, diciamo, reale appoggiata a una scuola virtuale è il successo del futuro, anche se purtroppo in questi ultimi tempi ci sta ritornando leggermente dietro. Io sto dicendo i risultati, queste schermate sono corsi che i docenti hanno prodotto durante il corso, che hanno sperimentato con 200 studenti della regione e non della propria classe, della regione, selezionati a random, casualmente. Come ho detto prima, il portale nostro delle remarche è un portale che abbiamo utilizzato anche per scopi non solo informativi, ma soprattutto anche per scopi formativi. Allora, bisogna essere chiari, ci sono tanti tipi di formazioni, noi siamo abituati a una formazione formale, quello che alla fine uno firma, ti dà l'attestato e finisce lì. Alle volte si è visto, secondo gli studi, che non sempre la formazione formale è quella che dà maggiori risultati. Si è visto, al contrario, che i tipi di formazioni informali sono quelli che in definitiva hanno maggiori ricadute. Per esempio, tornando a livello informatico, alle volte se sono fatti corsi in presenza su varie tematiche, fine del corso, diciamo, lo studente o il docente aveva imparato poco o niente. Fare un'attività magari con un collega, con due colleghi, in questo ambito, diciamo, di comunità, anche noi chiamiamo comunità di pratiche, le COP, dopo verrò fuori, è un sistema al 90% che ha una ricaduta. Cioè è proprio ad hoc, nel senso che io ho bisogno di qualcosa, ho dei colleghi anche virtuali che mi collaborano, mi fanno fare quel piccolo salto di qualità che mi permette di sviluppare le mie competenze. Allora io vi faccio un esempio, io qui ho preso due articoli, uno c'è Linux anche se avete sempre in Linux, però non parlo di Linux, parlo della Finlandia. Dopo un viaggio in Finlandia, visitando le scuole, ho scoperto una nuova realtà a livello scolastico, nel senso che c'è un'evoluzione che noi proprio sentiamo, non dico un paese del terzo mondo, però siamo molto indietro, sentiamo veramente molto indietro. Immaginate che un'aula normale, lì un'aula dove un docente c'è il computer, c'è il video registratore, e se vogliono fare un laboratorio, non vanno i laboratori, fanno venire le macchine dentro la classe, c'hanno dei carrelli dove spostano questi portatili all'interno, quando hanno bisogno che tutti i ragazzi, tutti, non un computer per 5 ragazzi, ma tutti i ragazzi non fanno un'attività didattica, con cui io te lo prendo, c'hanno il wireless, non c'è bisogno di cavi e niente, e vanno avanti tranquillamente. Quello che vi volevo far vedere, per esempio, io per caso ho trovato un programma, questo Linux, io solo su Linux, si chiama K-Sociogram, fa dei sociogrammi, per un magari due parole, il sociogramma serve a stabilire all'interno di una classe quali sono le relazioni tra i ragazzi, per scoprire i casi magari di sofferenza, per scoprire chi è il leader, insomma per avere sotto controllo non solo l'aspetto formativo ma anche sociale, anche io ho trovato per caso questo programma, K-Sociogram, ho fatto un articolo, così diciamo, guardate, molto interessante, del periodo del bullismo, che era andato un po', cioè va sempre grande purtroppo, però non credevo, ho avuto 7.000 contatti, una cosa da tutta Italia, cioè un programmino che alla fine non pesa neanche un MB, però ho avuto una realtà psicologica, cioè questo è un altro discorso, molto spesso il software non è conosciuto, oppure se è conosciuto non si sa utilizzare perché non è spiegato.
mentre i prodotti purtroppo diciamo proprietari che uno compra, non c'è solo il prodotto ma c'è un 3.000 libri di spiegazione, tutorial e dicendo, alle volte un problema che ci viene notato è che non si utilizza perché non si sa utilizzare. Magari c'è la volontà di utilizzo del software, io per dire, tornando indietro, ho sperimentato Gimp. Avevo letto su una recensione di un sito istituzionale pubblica dell'istruzione che non nomino, che non si può utilizzare più bambini. Cosa fa male alla salute, ci sarà qualche problema. Io ho formato 20 docenti della scuola elementare, ho detto guardate, utilizzatelo, adesso sempre con questa sperimentazione, ad esempio pubblicità progresso, fate fare ai ragazzi un banner, ai ragazzini un banner. La cosa che mi ha colpito non è stato che sono riuscito a produrre dei banner di un certo livello, anche simpatici. Un bambino autistico, i bambini che purtroppo hanno dei problemi di comunicazione, ha trovato nel pennello a forma di peperone, adesso scusate mi esprimo proprio, cioè c'è la possibilità di creare dei pennelli per disegnare personalità. Uno per default ha la forma di un peperone. Questo ragazzo ha visto questo peperone e gli si è aperto il mondo. Ha incominciato a disegnare questo peperone, ha cominciato a prendere questo, per dire, il problema di fondo è questo, che non si fa. Se uno non conosce le potenzialità è come avere, se si muove una Ferrari e lo tiene lì. Io ho visto gente che ha tutto l'elenco di software che potrebbe utilizzare, ma è un elenco inutile che serve a poco, manca, io dico proprio nell'utilizzo, manca quelle persone in grado di far capire, perché non basta dire fai questa azione, bisogna far capire che questo programma può essere utilizzato per la tua professionalità, non solo perché si può utilizzare grafica o si può utilizzare, che ne so, un portale o un NFU. Vado avanti perché so che te. Io sto facendo tutto il discorso della conoscenza, conoscenza formale, conoscenza informale, quella fatta diciamo a quattro occhi, attraverso forum, attraverso diciamo collaborazione, ma essendo lavorando diciamo a livello proprio professionale come di un knowledge worker, c'è anche un personal e-learning. Cos'è questo personal e-learning? Io devo essere chiaro, mi trovo sommerso da un mare di informazioni, da un mare di oggetti didattici, anche prodotti. Cosa succede? Che alla fine uno è tanto. Sono tante quelle cose che uno dimentica le cose fatte o le cose che ha, cioè praticamente crea quegli archivi inutilizzabili dopo. Vale già Seneca diceva inutile comprare oppure fare biblioteche non sono leggete libri. Il rischio maggiore è che uno si accumula tanto di quel materiale e non è in grado di utilizzare. Io non ho messo a caso la barra di Firefox, che è il sostituto diciamo di Explorer. Non ho messo a caso perché io lavoro proprio come knowledge management, come gestione delle conoscenze che produco e che prendo, tramite alcune barre che uno può inserire. Io parlo di barre, in realtà sono delle estensioni gratuite che uno può immettere in Firefox. Cosa sono estensioni gratuite? Non è solo un browser. Uno gli dà un potere in più, io vi faccio degli esempi pratici, caricando queste estensioni. Se vedete, nella prima barra, qui, migliaia di studenti in piazza e via dicendo, sono gli RSS. Non so se avete mai sentito nominare, però Real Simple Syndication è un sistema vecchio, non, nuovo per noi, però vecchio dell'editoria negli Stati Uniti. In genere chi disegnava i comics, le strip, cosa faceva? Vi parlo di 40-50 anni fa. Non li vendeva solo a un giornale, ma più giornali. Allora, cosa sono gli RSS adesso, i tempi moderni? Non sono altro che delle news che io ho fatto un abbonamento gratuito. Adesso è troppo complicato spiegare fare XML e via dicendo, però immaginate come fare un abbonamento gratuito a dei siti istituzionali, no, l'importante è che trasmettono in RSS. Io in tempo reale avrò l'informativa della news ogni qualvolta che il sito istituzionale non me lo cambia. Non sono io che vado dall'informazione, ma l'informazione che io non ho tempo di seguire tutti i cambiamenti, sono loro. Adesso non vedete, ma questa barra si muove, io perché ho parecchi abbonamenti gratuiti, diciamo, devo sapere le notizie sindacali, devo sapere sempre sull'ascolto, devo sapere le novità tecnologiche. Allora io mentre faccio i lavori miei, mi passo queste barre, se improvvisamente anche per caso alzo gli occhi c'è qualcosa che mi interessa, clicco e vado a vedere quella notizia, questo sistema. Ma vi faccio vedere qualcosa di più interessante, che a me mi è capitato, per esempio, avendo dei figli, che ogni tanto qualche insegnante dice fate una ricerca su internet, andate in quel paese, andate lì, senza dare dei parametri, così fate una ricerca. Secondo me è una cosa assurda, è proprio e lasciare, come dire, a uno che impara a nuotare, prendi, ti butti nell'oceano, nuota e vai in quella parte. È una cosa sbagliata, praticamente. Ad esempio, Firefox permette di fare cose che prima impensabili. Vedete questa barra?
è come un videoregistratore. Allora immaginate a un ragazzo fare una ricerca videoregistrato, cioè tutto quello che lui vede lì viene salvato. Praticamente questo viaggio ipotetico, didattico, delle ricerche che fa il ragazzo, consegnato ai docenti, fa capire tante cose. Fa capire se per esempio questo ragazzo si è perso, fa capire la sua logica di ricerca. Ma vi dirò di più, qui si chiama adesso file trace, cioè un tracking diciamo particolare, che nei siti io stesso posso aggiungere dei balloons, delle scritte, che ovviamente vedranno solo quelli che sono abbonati come me e che io do l'accesso. Cosa vorrebbe dire? Che io posso fare anche dei viaggi guidati. Cioè a questi studenti gli faccio dire, adesso vi spiego come si fa la ricerca, con questo viaggio guidato, non c'è bisogno che io sono io fisicamente presente. Gli do il link, loro vedono e piano piano fanno dei salti senza toccare niente, dove c'è la spiegazione, io sono andato in questo sito per, sono andato in questa tra e via dicendo. Quello che volevo far capire è che con un semplice utilizzo, diciamo, di un programma come Firefox, posso fare tante cose interessanti, come per esempio questo clip. Io quando sono su internet, se clicco questo clip, ogni cosa che seleziono mi viene salvato sul server, immagini, altre cose. E mi, cosa vuol dire? Mi creo la mia banca dati, la mia ricchezza, diciamo che diventa infinita. Se prima lavoravo su desktop, io adesso non lavoro più su desktop. Non lavoro più soprattutto perché ho finito una settimana, c'ho tre computer diversi. Dovrei portare sempre, c'ho le chiavi, c'ho due chiavi in tasca, però a me mi serve avere la mia memoria presente dappertutto, e vi faccio questo presente la mia memoria che mi serve a connettermi, e dopo vi farò un esempio. Allora, che cos'è questo flusso continuo? Se prima c'era bisogno, diciamo, di una regola stratificata per avere certe conoscenze, io devo fare certi percorsi, adesso è come aprire un rubinetto. Cioè io le conoscenze, nel momento in cui ho bisogno, apro il rubinetto e me le prendo, me le devo in questo caso. Io non a caso ho messo tanti nomi strani, alcuni voi mi sono strani, ma altri magari sono abbastanza famosi, fino ad arrivare, adesso non avrei tempo a spiegarlo uno per uno, però la cosa che trovo interessante è che qualcuno ha nominato Wikipedia, un'enciclopedia, diciamo, pubblico dominio, ormai una base, diciamo, per le ricerche stesse, soprattutto per l'inglese dovrebbe essere chiaro, per l'italiano è un po' più insicato, però per l'inglese vale mai, veramente. Anche per questo una del, secondo me è fondamentale sapere bene l'inglese, perché anche il discorso tecnico si perde se uno parla e sa leggere solo l'italiano, perché una vera evoluzione, io le cose migliori le trovo purtroppo le lì, si trovano diciamo le forme inglesi, gli americani, diciamo i tutori americani che sono avanti, molto avanti. E quando avrò queste cose, se parlo l'italiano, sempre con distanza di 3-4 anni, io mi leggo le cose in italiano 4 anni dopo e sono già da più tardi. Cioè purtroppo, come sapete bene, la conoscenza è come diciamo il latte, c'è una bella scadenza già, la maggior parte sono scadenze, se uno non lo beve subito rischia di far male alla salute. Non vi spiego perché non ho tempo, soprattutto, sarebbe interessante, però uno potrebbe dire, questo microcontent, questi piccoli pezzi, in realtà sono disaggregati, sì, i contenuti sono disaggregati, sono un pezzo di qua, un pezzo di là. Ma la funzione principale è noi che dobbiamo aggregarli. Cioè, il micro content diventa micro learning nel momento in cui io faccio quelle operazioni che avevo citato prima, cioè micro apprendimenti. Cioè, non c'è più bisogno. Allora, voglio essere più chiaro ancora. Nell'attività di formazione, in 3 ore, se fate poi un'analisi distillata di quello che avete appreso, sono pochi minuti. Sono in realtà pochi minuti che eppure ho speso tante ore. Allora questo è un altro discorso, un discorso che fa paura anche all'università, fa paura a tante persone, perché non c'è più il proprietario della conoscenza. Cioè la conoscenza, io voglio essere ancora più chiaro, perché dopo, io le cose più interessanti non ho mai trovate nei siti universitari italiani soprattutto. Io li trovo, ne li ho visti, io li chiamo li ho visti, però in qualsiasi tematica. Io vi faccio un esempio, si parla di pannelli solari, ci sono dei gruppi di studio che sono delle persone come noi, che hanno sperimentato con pannelli solari, con il succo di mirtillo, lo fanno loro praticamente, lo stanno facendo loro, lo fanno e spiegano come fare, e sono molto più potenti rispetto di quelli tradizionali che non pagano migliaia di euro. Io ci ho provato, vorrei stare a casa mia, ma poi ci ho rinunciato, è stato esentivo, perché ci sono più problemi che altro, alla fine, assicurazione, dicendo, è un po' complessa questa cosa.
Allora, cosa volevo far capire? Questi micro contenuti diventano micro learning nel momento che noi li razionalizziamo e li rendiamo effettivi. Allora, ritorno al personal mobile learning. Io mi sono creato la mia banca dati, le mie conoscenze, viaggiando con me, viaggiando nell'etere, diciamo, viaggiando nella riserva. Mi è capitato in Finlandia per caso, cioè per questo qui, cioè Skype, diciamo, per risparmiare, nell'hotel c'erano i wireless, ma io non sapevo che al centro di Helsinki c'erano i wireless, cioè lo sapevo, ma non sapevo che erano gratuiti, aperti, da noi c'è la legge di terrorismo che ti impedisce. Invece era aperto, c'era solo una clausola che accetti questo, che in caso di danni siete, eccetera. Ho cominciato a comunicare con i miei studenti, cioè dei docenti che avevo lasciato, diciamo, orfani perché andavano in Finlandia, e ho risposto al forum. Io ero in una panchina ad Helsinki, rispondevo con questo al forum alle richieste di aiuto. Io sono più radicale, io ho messo la PSP, vedete? No? Il problema in molte scuole, in molte classi, qual è? Non ci sono i computer, vabbè, non ci sono i soldi, ormai in Italia si è finito da tutto. E io farei così, oh ragazzi, avete le PSP, portateli qui che c'è il wireless, facciamo un viaggio in internet insieme, e così farei due, otterrei due scopi. Il primo, diciamo didattico. Il secondo, faccio capire che un videogioco, cioè uno strumento per un videogioco, in realtà può essere anche uno strumento formativo. È uno strumento formativo. Perché si utilizza male i videogiochi? Perché la scuola se ne... anzi, dice videogioco, oddio, lasciamo perdere il videogioco, è il demonio. Non è così, ci sono dei videogiochi veramente opinabili, lasciamo perdere... Però secondo me il videogioco, alcuni videogiochi fatti non per istruire, in realtà istruiscono. Istruiscono perché il ragazzino si trova all'interno di una realtà complessa e per la prima volta sperimenta in prima persona cosa vuol dire complessità. Complessità cosa vuol dire? Vuol dire che magari creare un parcheggio non vuol dire diminuire il traffico ma aumentarlo. Mi capite? Loro cominciano a comprendere che ogni azione ci sarà una reazione. Sono più stimolati a comprendere qual è la realtà che hanno fuori. Purtroppo il videogioco, se lasciato solo ai ragazzi, diventa non uno strumento formativo, ma diventa anche distruttivo alle volte. Io ho messo anche le pod, perché anche le pod può essere un sistema per mobile learning, più l'altra tecnologia, poi ho messo anche un cellulare con Linux, che anche gli ultimi cellulari stanno venendo fuori un sistema di Silvia, un sistema operativo Linux, e permette anche in questo caso di avere un open source distribuito. Adesso vengo all'open source nuovo, quello che è le ultime battute, altrimenti dobbiamo poi... Allora, un minuto o due, quanto ci vuole? Tre minuti. Allora, avete sentito parlare del Web2. Le immagini per me sono importanti. Se vedete, ho preso un'immagine del Web2 con le facce. In realtà il Web2 siete voi, siamo noi, siete tutti coloro che collaborano in rete. Non a caso il Time Magazine nel 2006 ha messo come uomo dell'anno, ho messo proprio la foto, tu, l'uomo dell'anno non è, diciamo, push, però diciamo, l'uomo dell'anno siete voi che collaborate in rete, siete voi che state cambiando qualcosa che gli adulti, non riescono ancora a comprendere, hanno paura di questa nuova cosa. Allora, questo è importante, il software floss non è solo questo testo, ormai si parla di webware, noi software per esempio, quello che utilizziamo dentro questo computer, ma io adesso l'office, non ce l'ho più nel computer, ce l'ho nel web, gratuitamente. Adesso non mi voglio spaventare da queste tigone. Allora, vi confido un segreto, io sono un proprietario di una televisione internet. Ancora non ho fatto nessuna trasmissione, ma sono un proprietario. Posso fare, diciamo, concorrenza anche a Berlusconi. Okay. Adesso l'ho fatto anche trasmissione prima. Allora, cosa vi voglio far capire? Che ormai il software è importante, ovviamente, ma ancora più importante sono questi sistemi di collaborazione e di produzione della conoscenza che esistono online. Sono free, sono liberi. Alcuni sono anche open source, nel senso che uno... E se mi date un minuto, vi parlo un attimo dei mesh, vado velocissimo. Ecco. Vi parlo di questo, che è il futuro, il mashup. Il mashup è quello di Poltiglia. Se c'è qualche di giochi mi capirà un po' meglio. I giochi sono quelli che nello stesso tempo fanno una nuova canzone fondendo insieme pezzi degli altri. Un mashup invece è qualcosa di più, è riuscire tramite servizi offerti da, diciamo, anche siti istituzionali a creare un ex novo. Vi faccio un esempio pratico. Questo qua è un sito web che in realtà utilizza web service diversi. Uno da Flink, forse non è strano, però
è un enorme database in cui si pubblicano con, common, con licenza Common Creative, mi pare, se non sbaglio, le proprie foto, diciamo, e tutti le possono utilizzare. Allora, come hanno creato questo sito? Hanno preso i CD, non vuol dire prendere e copiare, vuol dire che tramite database, tramite programmazione Ajax, sarebbe scritto Ajax, sarebbe un sistema JavaScript più XML, che diciamo non è molto difficile, è più riuscire a fare. Allora io prendo tante api diverse, api allora immaginate, prendo tanti servizi diversi e li combino insieme. Secondo me sarebbe interessante anche a livello formativo per dire, se si pubblicasse un database dei risultati scolastici e io prendo le cartine di Google, mi rendo conto a livello italiano che non esiste una scuola ma esistono migliaia di scuole per i risultati, ma anche a livello sanitario. Immaginate a livello sanitario, io riuscirei a comprendere in tempo reale le principali malattie, le principali casi di tumore in alcune regioni. Allora mi darebbe sospetto anche di tante altre cose, come mai in questa regione, in questa città ci sono queste malattie, c'è qualcosa sotto, c'è qualcos'altro. Però purtroppo è tanta scienza per noi ancora, però si spera, perché noi, come diceva il Palloni, in giro, perciò è inutile prospettare. Troppo l'ultima cosa, il mio prossimo ambiente didattico sarà questo, Second Life. Io sono quello lì già, mi chiamo Roberto Willis, sono stato impostato il cognome, non l'ho scelto io, il nome Roberto l'ho scelto. Guardate, è open source, per essere chiari, è diventato open source perché hanno reso un titolo, diciamo, insorgente, è gratis fin quando uno non decide di costruire, perché se uno decide di costruire ovviamente, come succede nella vita normale, bisogna pagare. In questo caso, guardate, l'interattività è veramente è qualcosa al di fuori del comune. Tra parentesi, ultimamente è anche un cali, nel senso che l'interattività non è solo chat testuale. Io già sono entrato in università americana, sono entrato, diciamo, vedete, questi, c'è un progetto su Moodle, sarebbe Second Life su Moodle, cioè Moodle trasferito in Second Life, la buttando qui perché vedo che... Dobbiamo chiudere, è interessantissimo, okay, però non riusciamo poi a... Vabbè, ok. Poi magari dai, no. E subito Rosario Cammaruccia, che piacere, che ci presenta poi quello di cui abbiamo discusso inizialmente, ossia l'apertura del mondo dell'impresa all'open source. Il suo caso riguarda una ditta del territorio che è la Sigma. Prego. Io parto male, una presentazione sotto Windows. Mi presento un po' ortodosso per la platea, ma questo già da una presentazione del fatto che non ho un partito preso nell'ambito della tecnologia, non ho una scelta preferenziale, ma volta in volta la scelta sia a livello personale ma soprattutto a livello aziendale viene fatta in base ad altri criteri rispetto alla passione, che sono i criteri che poi governano un'azienda. E oggi porterò qui alcuni esempi di avventure della nostra azienda nel mondo Linux. Dico da subito avventure positive perché dopo periodi iniziali, quando abbiamo fatto il primo progetto intorno al 2000, in cui abbiamo coinvolto il nostro presidente Ciceroni, che ha coinvolto la direzione sul fatto se era il caso di avventurarci in questa strada del software libero, perché visti tutti i vantaggi, ora inizio a dire qualche aspetto che poi probabilmente anche chi non si avvicina al mondo Linux valuta, che è uno degli esempi, uno degli aspetti più importanti che tengono lontani da Linux, è il nuovo apprendimento, perché bene o male uno dei pregi del mondo Microsoft è quello che l'utente è immediatamente produttivo, magari da bassa produttività con il virus, con la mancanza di sicurezza, ma si avvicina in maniera senza formazione, in maniera abbastanza intuitiva. E questo accade anche nel mondo
parte Windows. Ci vuole un po' di tempo. E questo anche nel mondo industriale, ovvero costruire un sistema con Linux c'ha bisogno di una curva di apprendimento differente, specialmente se uno ha personale già formato, team di sviluppo già formati per Windows, quindi c'è bisogno di un investimento, di una riconversione che poi vanno soppesati con i vantaggi della diminuzione dei costi delle royalties, dei costi di licenza di cui si parlava prima. Presento. Allora, dicevamo, l'azienda Sigma è l'azienda del Fermano, un'azienda di circa 185 persone, delle quali 40 ricerche di sviluppo, noi sviluppiamo tutto all'interno, quindi progettiamo apparati self-service in generale, poi vi farò vedere qualche esempio. Tanto lo sfondo che stiamo a posto. Progettiamo apparati self-service di cui farò vedere magari qualche esempio completamente all'interno, quindi tutta la parte di progettazione, sia hardware, meccanica, ma soprattutto software, lo facciamo all'interno. E tenere sotto controllo questo processo per noi è molto importante, perché facciamo anche le fasi successive, perché quelle delle installazioni e la manutenzione. Quindi non avere sotto controllo il know-how di ciò che si va a installare è un problema gravissimo, non stiamo parlando di pacchetti che l'utente ha sul suo desktop, se non funzionano riavvia, controlla il cancio, reboot, e tutto si risolve. Noi stiamo parlando di sistemi che posso dire, quelli che stanno all'uscita delle autostrade, non so se avete visto mai le casse di pagamento misto con tanti banconote, carte, quelli sono sistemi Sigma che in questo caso girano su ambiente Windows. Ma la peculiarità è che sono ambienti che devono essere online, costituiscono un servizio per il cliente, e quando questo servizio non è disponibile c'è una grossa lamentela da parte del cliente e da parte dell'utente finale. Quindi sono aspetti molto molto importanti da valutare. Quindi, tutto io non siamo ragionati e finite la presenza. Almeno tre esperienze riguardo open source e software libero, nell'accezione che diceva prima il Presidente, ovvero open source, software Linux o altri software di cui è disponibile il soggetto, ma anche software libero di cui non si devono pagare le royalty, perché comunque sono dei software interessanti che delle volte c'è necessità di utilizzare. Quindi dovremo vedere, secondo la nostra esperienza, quali sono state le motivazioni che ci hanno indotto a fare questa scelta e cosa abbiamo riscontrato sia a livello di pregi che di difetti. E poi ci sono anche dei casi che vorrei portare qui, perché poi si parla di non adozione del software libero, che vorrei portare delle motivazioni per cui noi ad esempio in alcuni sistemi non usiamo il software libero, usiamo il software proprietario, perché questo tante volte si parla, perché magari non c'è delle percussioni, porteremo proprio degli esempi e poi magari diremo delle conclusioni e magari ci saranno delle. Allora,
io cercherei di essere con un approccio pragmatico, laico, utilizzando il termine laico, perché si fa con la rete migliore quando si parla software proprietario, software open source, quindi uscirei da questo ambito, quindi cercherò di non parlare, funziona meglio, funziona peggio, più stabile, cercherò di uscire da questo ambito. La Sigma non c'ha come mission quella dell'uso del software open source, ma bensì della produzione di apparati, quindi costituisce una scelta tecnologica, non è la nostra mission, prima si accennava, ricevere delle informazioni, immaginarle e ridarle alla comunità. In questo caso per noi non è la nostra mission, ma non perché non abbiamo voglia di fare ciò, ma perché lo guardiamo più come strumento e non all'interno di un grande sistema in cui il software è solo una piccola componente. E le scelte quindi sono motivate non da approcci filosofici, da approcci partigiani, ma dai costi. I costi qui non sono solo di licensing, uno dei costi che non è stato accennato, anzi è stato accennato ma tra le righe, che potrei ribadire, è quello del poter utilizzare hardware più scarso, quindi non necessità, sempre che Microsoft sia creata ad Intel e AMD, produttori di RAM, di CPU sempre più veloci. Questo nel caso di un'applicazione desktop magari non è tanto importante, quando andiamo a fare centinaia di pezzi, migliaia di pezzi, il fattore moltiplicativo del delta costo dell'hardware costituisce un fattore di scelta, ancora di più del costo della royalty. Poi i tempi di realizzazione, in questo caso c'è da capire chi la vince, andremo a fare qualche esempio, perché il tempo di progetto potrebbe non essere lo stesso. Le funzionalità ottenibili, quindi le peculiarità dei vari ambienti, gli investimenti necessari, parlavo prima una per tutte la curva di apprendimento, sicuramente la formazione iniziale è un baluardo, è un investimento necessario molto forte. I rischi, perché ognuna delle due piattaforme ha dei rischi. E poi, non ultima, anzi, questa sarebbe la prima, perché quando andremo a vedere perché in alcuni sistemi non usiamo software libero, perché ci sono dei clienti che ci dicono nome e cognome di chi usa da utilizzare. Dicevo Sigma, circa 185 persone, ricerca e sviluppo 40 persone, facciamo di tutto, e sia hardware, software e meccaniche, e controlliamo tutto il processo, dall'ideazione fino alla manutenzione. Quindi ogni errore che facciamo in fase di progetto è un errore che ci ricade come costo di manutenzione, quindi da qui deriva la cura particolare nelle scelte iniziali in fase di progetto. Alcuni esempi di apparati, quello che vedete più a destra è l'apparato autostradale, che probabilmente tutti hanno visto l'uscita delle autostrade, specialmente dove sono completamente automatizzati, perché sono solo di questo tipo. A sinistra invece un bancomat, tipiche funzionalità, prelievo e o versamento denaro. Poi c'è anche un apparato che non è usato front-end per gli utenti, ma è un apparato che è usato per gli operatori autostradali per versare denaro. E qui in basso vedete un altro apparato che ho messo qui, anche se è abbastanza vecchio, perché ancora esiste nelle stazioni, medio piccole, di Trenitalia, per fare la bigliettazione automatica. Caratteristiche di tutti questi apparati, in generale degli apparati che facciamo, è che sono apparati in self-service, quindi se esce una pop-up o crash, perché non c'è nessuno che va a fare il reset, che lo va a mettere a posto, e sono apparati considerati sempre critici, non sono il respiratore dell'ospedale, però sono apparati in cui il cliente, una volta fa la fila in autostrada, si ferma perché la macchina ha fatto il crash, non lo accetta proprio in buon grado, quindi c'è bisogno di avere una cura particolare. Il primo esempio, verso il 2001 credo, abbiamo vinto una gara presso Trenitalia dove abbiamo fornito le 1600 apparati per fornire l'informazione al pubblico, i primi TFT richiesti sul mercato. Loro volevano connettività di tutti i tipi, GSM, in quel tempo non esisteva il GPRS, rete telefonica normale, LAN, seriale, e doveva essere un apparato che si metteva in stazione e ci dovevamo scordare della sua manutenzione. Abbiamo provato, siccome fino a quel momento avevamo operato sempre con Microsoft o sistemi operativi proprietari, abbiamo chiesto a Microsoft 1600, ci sembrava chiedere arrivo io con 1600,
mi farai molto sconto, mi verrai dietro, era appena il limite su cui iniziavano a lavorare col mondo embedded, questa è categorizzata come applicazione embedded. Quindi per loro hanno un'idea enterprise diversa, quando fanno gli esempi parlano di Controlente che hanno 66 di tutto il mondo, 200.000 dipendenti e così via, hanno un fattore di scala differente. E quindi per farla corta avevamo delle constraint di hardware, perché 1600 prendere 100 euro di più di RAM, capite che andava moltiplicata per 1600 in più, avevamo una constraint siccome è un apparato che sta in ambienti con vibrazioni, con escursioni climatiche, di utilizzare dischi di stato solido. Più o meno i dischi di stato solido sono basati su quello che oggi sono basati le chiavette USB. Hanno bellissime caratteristiche di resistenza agli urti, alle vibrazioni e tutto quanto, però non accettano molto l'eccessivo numero di scritture. Praticamente un utente non se ne accorgerebbe mai perché non scrive mai 300-400.000 volte le chiavette. Ma se voi andate a vedere che cosa fa un sistema Windows mentre funziona, questo continuamente anche in idle, anche mentre non fa nulla, scrive e legge. E brucerebbe un disco di stato solido costosissimo in pochissimo tempo, che non era una cosa accettabile. Quindi abbiamo visto tutti questi problemi, abbiamo visto che il mondo embedded non ci dava nulla con Microsoft, poi ci siamo trovati di fronte a un vicolo cieco. La soluzione era Linux, un po' impauriti, abbiamo accettato la sfida, insieme con la direzione, di andare verso questa strada. Il risparmio del licensing tutto sommato non era la chiave di volta. Qui abbiamo fatto degli investimenti in formazione e in consulenti per riuscire a essere certi di tirare sul sistema in questi tempi. Vi dico la cosa finale: abbiamo usato Linux, in quei tempi c'era un Netscape con delle pagine XML che per i tempi era una cosa molto, molto trasformata in SLT. Era molto avanzata, abbiamo avuto una grossa soddisfazione sia perché siamo riusciti a farlo in tempo, sia perché in quel caso il cliente, quando l'ha saputo, è rimasto soddisfatto, perché poi alla fine ha avuto su una macchina remota, banale, una specie di bacheca elettronica, un vero server Linux, che poi nel tempo si è dimostrato flessibile, perché ogni cosa che hanno voluto è stato possibile aggiungerla e girava su 27 megabyte di disco. Studiato in ridolli, ovvero che il sistema operativo senza l'autorizzazione del sistemista che ha software e ha studiato quando poteva andare a scrivere o meno, era sempre bloccato nelle scritture, quindi tipo elettrodomestico, ovvero uno va lì, stacca, attacca la presa e a lui non succede mai assolutamente nulla. Abbiamo potuto fare una progettazione del genere, ci siamo accorti dopo alla fine che questo tipo di progettazione abbiamo potuto fare perché Linux si presenta veramente come un grosso Lego in cui è difficile andare a vedere tutti i pezzi, ma ce l'ho tutti sotto controllo. Mentre su Windows, abbiamo grosse esperienze, continuiamo ancora a farlo, c'è un grosso blob di cui non si deve fidare. Quindi o va benissimo così com'è, o metterci le mani è tra il difficile e l'impossibile. In questo caso questi sono i valori aggiunti che abbiamo avuto. Il sistema sta ancora funzionando, probabilmente adesso lo upgraderemo con nuove funzionalità senza cambiare hardware, un'altra cosa che abbiamo visto col software proprietario. Installo una macchina oggi, tra due anni mi serve upgradarla, devo mettere sopra una valanga di cose che non mi servono e quindi devo cambiare l'hardware con costi mostruosi, perché un conto fare una software distribution in periferia, un conto mandare l'illumino con nuove RAM, nuovi dischi, nuove cose. Quindi grossa soddisfazione. E questa è stata la prima esperienza. Appena visto questo, ci è capitato che sempre il cliente Trenitalia voleva fare un apparato che originariamente era solo una scheda elettronica senza sistema operativo, qui non faccio torto a nessuno, molto, molto semplice, faceva solo le operazioni basilari, ha voluto upgradarla a ricariche cellulari, collegamento internet e così via, con collegamento in rete, non internet. Un lapsus grosso. Vista l'esperienza che abbiamo fatto, la scelta è solo una: mondo embedded. Abbiamo cercato l'hardware più basso possibile che serviva, in questo caso un 386SX, per chi conosce, è una CPU di lentis
banalissima, banalissima, però che non consuma, non scalda, non dissipa, costa poco, è piccolissima. E abbiamo fatto girare un Linux lì sopra, senza interfaccia grafica, perché in questo caso l'interfaccia grafica non serviva, faceva solo un lavoro di basso livello sulla rete. E anche in questo caso abbiamo fatto il sistema nei tempi giusti con un'alta affidabilità. Qual è stato il vantaggio? Che dopo il primo investimento effettivamente quasi pari al costo delle licenze, sul secondo siamo ritornati dell'investimento, nel senso che la curva del apprendimento era già superata, quindi ci trovavamo già in fase operativa senza nessun problema, senza nessuna necessità di aggiunta, con tempi di reazione almeno pari a quelli di Windows, nell'ambiente Windows. L'ultimo esempio, cerco di andare veloce così andiamo. Grazie. L'ultimo esempio è un sistema che invece abbiamo rilasciato a inizio maggio, prima serie nel Fermano, per l'agenzia d'entrate. È un sistema abbastanza complesso per la gestione delle code e la collezione dei dati, delle statistiche, dei servizi, delle prenotazioni anche via web. Il cliente chiedeva costi molto, molto pesanti. Uno, voleva accedere almeno da 99 postazioni contemporaneamente. Voleva che fosse integrato dei sistemi back-end già esistenti in ambiente Microsoft. Voleva che fosse integrato in Active Directory a livello nazionale. La soluzione sarebbe potuta essere Microsoft. Ovviamente il software, le licenze sarebbero costate molto più dell'hardware, di tutto l'hardware. Abbiamo deciso di mettere software libero, anche in questo caso abbiamo dovuto fare un ulteriore investimento di know-how per andare in un mondo Java che non avevamo mai abbracciato, perché non ci siamo filati di mono. Chi conosce la tecnologia che consente un porting dall'ambiente Windows all'ambiente Linux. Anche in questo caso grossa soddisfazione, perché il sistema gira, è stato apprezzato dal cliente, perché in questo caso il cliente non ha detto voglio questo sistema operativo, quando ha visto Linux ha detto grazie, bene, sono contento. Quindi pubblica amministrazione ha apprezzato, anche se hanno un'infrastruttura Microsoft, hanno anche ambiente eterogeneo, hanno apprezzato di buon grado questo, soprattutto perché gli si è integrato senza colpo ferire. Quindi un'applicazione completamente web, fruibile da locale, da remoto, anche dai clienti per fare le prenotazioni. E qui abbiamo usato non solo Linux come tecnologia open source, ma Apache, Java, Postgres e così via. Quindi, invece ci sono altri casi in cui usiamo, continuiamo a usare software proprietario. Perché? Perché ci sono, mentre alcune volte il cliente non dice cosa vuole, in altri casi dice esattamente cosa vuole, anzi dice anche la patch di Windows che vuole installare. Quindi noi non è che facciamo, il cliente dice voglio questo apparato, però lo voglio con Windows, visto che voglio Windows, per carità non te lo faccio perché mi sembra meglio Linux. Quello che vuole facciamo. Quando abbiamo possibilità di scelta, sicuramente nel mondo embedded la nostra scelta di elezione è la scelta di Linux, però in altri ambiti dove abbiamo specialmente del know-how, del software già sviluppato, conviene utilizzare l'ambiente Microsoft. E poi ci sono alcuni casi in cui la nostra applicazione va sui desktop del cliente, ovviamente è più facile e sicuro andare sull'ambiente Windows perché probabilmente loro hanno già questi sistemi. Quindi non lottiamo come contributi al vento. Le conclusioni. Mi è venuta pensata nel momento in cui stavo scrivendo questa cosa una certa analogia del software libero con la Sigma, perché noi abbiamo tre competitor, per esempio nel mondo bancario, colossi americani, con numero di persone di ordine di grandezza superiore a noi, che ci fanno combattere contro campagne di marketing, anche ci fanno avere difficoltà anche ad affrancarci nel mercato italiano contro dei preconcetti, perché dice l'azienda piccola confronto all'altro è peggio, naturalmente, perché riuscire a superare questo preconcetto è un po' la stessa cosa che succede a Linux, riuscire a imporsi nel mercato, quindi subiamo lo stesso tipo di problematica. Quindi riassumendo, esperienze con open source sicuramente soddisfacenti, specialmente nell'ambito embedded
non embedded su scheda, ma comunque in un apparato, un appliance che fa delle funzionalità in cui il cliente non vuole esattamente entrare nel merito. Ci sono altri ambiti dove invece vediamo che ci sarà un po' da fare nel mondo desktop, o applicazioni per il mondo desktop, perché ancora non è penetrato, e quindi chi va a vendere soluzioni non può obbligare il cliente a cambiare il proprio sistema operativo per riuscire a fare girare la propria applicazione. Grazie. Grazie all'intervento. Prima di lasciare velocemente la parola al sindaco con un saluto velocissimo, facciamo sentire allora un altro intervento. Sottolineo velocemente una cosa che ti preconcetti per poi la comunità dell'open source, no? Quindi ecco, penso che lo scopo di un convegno del genere sia proprio quello di scardinare. Allora, penultimo intervento, Alberto Franca. Ecco, sta arrivando. Dottor Franca è responsabile dell'ufficio tecnico del CED della zona territoriale 11 di Fermo dell'ASUR, e il suo intervento penso che sia molto stimolante, perché poi torniamo dopo il dottor Nobile nel mondo delle istituzioni. Io volevo soltanto dire una cosa prima dell'intervento, volevo ringraziare il sindaco, l'assessore Vagliocco, i consiglieri comunali che ho visto passare per la presenza. E anche, ho visto anche il presidente del Lugo di Civitanova, che ringrazio anche lui. E se siete pronti, allora io in realtà non ho portato esperienze, c'è cioè una descrizione delle nostre esperienze particolari luogo, perché già chi mi ha preceduto ha dimostrato le potenzialità, insomma, che questi strumenti offrono, e poi perché il tema che mi è stato proposto in realtà è un quesito, e quindi ho pensato di così descrivere, raccontare un po' qual è stata la nostra esperienza con questa opportunità. Io ho seguito, diciamo in maniera più diretta, comunque seguo l'informatica all'interno della zona territoriale numero 11 da parecchi anni, ho vissuto quindi tutta l'evoluzione dell'informatica aziendale, siamo passati dai terminali fino alle reti, diciamo, attuali. Do un attimo un'immagine di quella che è l'architettura aziendale, si compone di circa 10 plessi collegati in rete territoriale con diverse tecnologie, un'architettura centrale con più di 70 server, 500 PC e 100 terminali client. La complessità attuale viene amplificata oggi anche dall'architettura regionale, per cui la tendenza, diciamo, ormai da qualche anno in realtà dovremmo diventare un'azienda ancora più grande, questi numeri li possiamo immaginare moltiplicati per 10, perché la sanità si è costituita in un'unica azienda. Quindi uno dei problemi che da sempre sono con cui il centro lavorazione dati, che ancora si chiama così, si è dovuto confrontare è l'eterogeneità dei sistemi, la dimensione, il numero degli utenti, e con delle risorse per gestire tutto questo, a mio avviso, scarse. Oggi sono in 5 al centro lavorazione dati. Con quindi un'evoluzione tecnologica che ogni 6 mesi rimette in discussione le architetture disponibili, quindi con specializzazioni richieste agli operatori,
uno dei temi che ci siamo posti è come gestire al meglio da una struttura centrale tutto il parco e gli utenti. E queste sono, insomma, le attività che vengono svolte all'interno del centro di lavorazione, ma sono abbastanza immaginabili. Quindi già nel 98, in primi anni, diciamo, voi abbiamo cominciato ad affrontare il problema del TCO, quindi del costo, del total cost of ownership della tecnologia, che non è semplicemente l'acquisto del computer. Cioè, noi quotidianamente, ancora oggi, ci sentiamo dire: basta che mi dai un PC, poi ci penso io a risolvere quel problema amministrativo, no? Noi sappiamo che non è così, cioè da quel momento cominciano una serie di problematiche che, se non vengono pianificate o comunque conosciute e accettate fin dall'inizio, poi generano delle sorprese. Cioè viene comprato il computer, viene dato all'ufficio, quel computer rimane inutilizzato per mesi o per anni. E sul tema, diciamo, del software aperto, quindi delle opportunità che cominciavano a nascere, in un primo momento il problema sembrava che fosse il costo delle licenze, no? Quindi non si poteva stare dietro all'evoluzione, che era vorticosa, perché non era solamente acquistare un software, una licenza di Office, quella licenza diventava presto superata perché dopo qualche mese, un anno, usciva la versione successiva, usciva l'hardware abbinata a quella licenza software, a quella versione software, e con un vortice, appunto, hardware, che si rincorreva continuamente, per cui stavamo molto tempo dietro ai problemi di disallineamenti tra le versioni, a evoluzioni hardware. Quindi di fatto sembrava che il limite fosse quello economico, cioè non bastavano i soldi per dotare di strumenti i vari uffici. E quindi abbiamo provato a introdurre OpenOffice per l'attività, diciamo, per la produttività individuale, quindi niente di più, a sostituzione del classico Word e Excel. Quindi il primo impulso è stato quello di superare dei vincoli economici, però poi non è stato, devo dire, un'esperienza positiva. Prima forse perché è nata prevalentemente dall'area tecnica, quindi l'amministrazione, la direzione, sì, l'apprezzava per l'aspetto economico, ma non comprendendone poi le implicazioni. E di fatto abbiamo incontrato difficoltà perché l'utente, intendo il nostro personale dei nostri uffici, non lo ha accettato il prodotto. E non l'ho accettato perché, come immaginate, insomma, ci sono delle piccole differenze. Pur avendo abbinato formazione, il fatto che la gente è comunque abituata a casa, in tante realtà, insomma, a confrontarsi con gli strumenti classici, non trovare l'icona ad una data posizione o la dicitura su un menu leggermente diversa li metteva in crisi. Eravamo subissati di richieste di manutenzione perché il computer non funzionava. E purtroppo, quindi, in realtà siamo tornati un po' indietro ci siamo invece limitati, avendo poi avuto la possibilità anche di acquisire uno skill interno, avendo potuto dedicare una persona, tra l'altro qui presente, che ha affrontato anche per sua passione certi argomenti, si è passati ad un utilizzo prettamente tecnico, cioè siamo rimasti nell'ambito del centro elaborazione dati e abbiamo introdotto questi strumenti, diciamo, con funzioni back, non di primo
prima linea, quindi non so, il proxy, il file server oppure i sistemi operativi dei server su cui poi sarebbero girati gli applicativi aziendali. E questo dal punto di vista nostro, insomma, noi abbiamo apprezzato i vantaggi no, che deriva da strumenti più leggeri che non impongono continuamente rinnovi dell'hardware, possibilità di riutilizzo, come poi ho sentito anche nelle esperienze precedenti, il riutilizzo di hardware vetusto che continua a dare insomma, risultati anche se non è l'ultimissima versione. Abbiamo portato diciamo, il risultato dell'utilizzo di questi software open verso l'utente tramite le applicazioni Web Asset, quindi quando le tecnologie hanno messo a disposizione questi strumenti, di fatto anche l'utente oggi utilizza senza saperlo software aperto, però ecco, non con un impatto diretto. Dal senso, non so se qui mi pare sono citate, ma queste qua sono delle note che vorrei un attimo richiamare, questo è stato un po' l'escursus temporale dalle prime esperienze ad oggi, in cui in realtà abbiamo un portale intranet basato appunto su un'applicazione open source che per il futuro pensiamo per ora di potenziare questo strumento e introducendo anche, anzi ampliando degli applicativi di analisi dati che pure abbiamo sviluppato con collaborazioni esterne su ambienti a proposito della normativa volevo richiamare un po' queste due direttive, una è un decreto legge del 93 che già allora imponeva, cioè richiamava la pubblica amministrazione a introdurre strumenti di questo tipo, naturalmente con diciture un po' più generali, perché nel 93 siamo un po' in là nei tempi, però grazie a un articolo 12 che all'interno del decreto 39 nel 2003 è uscita una direttiva con cui il ministro dell'innovazione e delle tecnologie indica alle amministrazioni di tener conto dell'offerta sul mercato e diffusione di programmi definiti open source. Questo la cito solo perché nella pubblica amministrazione per esperienza diretta, che adesso non parlerò di questo, ma quando si acquista software non è vero che si può andare a comprare il prodotto Microsoft così perché è l'unico esistente sul mercato. C'è qualcuno, in particolare l'Osservatorio dei Lavori Pubblici e Servizi oggi, che obietta, penso anche a ragione, che il mercato offre qualcosa di più, quindi non regge più la privativa nell'acquisto di questi prodotti, soprattutto poi quando l'acquisto di licenze comincia a diventare corposo ecco, quindi una riflessione vorrei proporre. Attenzione all'obiettivo con cui viene introdotto l'open source in azienda, che secondo me non può essere l'azzeramento dei costi di licenza, cioè non è quello l'elemento diciamo che è discriminante, perché poi comunque bisogna mettere in conto che internamente per fare queste scelte e non comprare prodotti diciamo chiave in mano, che si presentano come chiave in mano, bisogna mettere in conto una professionalità interna che le aziende non possono perdere, ritengo, le
aziende pubbliche non possono perdere, proprio per essere in grado di discernere, capire e progettare lo sviluppo del supporto informatico, perché l'informatica non è la missione dell'azienda pubblica, ma è uno strumento importante per poter supportare la propria azienda. Quindi nella fase di project management necessita, secondo me, avere all'interno delle aziende le adeguate professionalità e garantire anche quell'aggiornamento dei tecnici e degli utenti che consentiranno, diciamo, l'introduzione di questi strumenti che, ripeto, non credo che siano a costo nullo, ma non lo debbono essere, perché se danno un valore aggiunto è giusto anche che abbiano un costo. E quindi l'obiettivo ritengo che debba essere il conseguimento di una maggiore autonomia decisionale per la scelta delle soluzioni. Cioè, se io oggi tendo a diventare dipendente da un unico fornitore, nel futuro potrò scegliere ben poco, cioè sono soggetto alle evoluzioni dettate dalle sue politiche commerciali. Cioè, se Microsoft decide di fare una nuova versione, come sta facendo continuamente, da un certo momento in poi io sul mercato non troverò più, faccio un esempio, XP, che per la mia realtà va ancora più che bene, troverò Vista e sarò costretto ad acquistare quel prodotto perché il venditore mi vende la macchina con quel prodotto. Questo penso che insomma sia deleterio, e quindi acquisire invece una maggiore autonomia per la scelta delle soluzioni è importante per l'amministrazione, perché può riuscire meglio a individuare le soluzioni che più si calano per gestire le proprie attività e non dover adattare strumenti generici che vengono prodotti per un lavoro. Quindi sono obiettivi tecnici, perché posso risparmiare negli investimenti hardware, posso avere una maggiore sicurezza, posso avere tutta una serie di benefit tecnici, economici, se consideriamo appunto comunque il contenimento degli investimenti, strategici, perché riesco ad avere strumenti più calati e adeguati alle mission, diciamo, aziendali. Quindi, porte aperte all'open source, questo è il requisito che mi hanno posto. Beh, io direi di sì, perché sono per tutti i motivi che ho cercato di illustrare prima. Però per l'esperienza che ho avuto nella mia realtà metterei delle condizioni. Internamente oggi va di moda nella pubblica amministrazione l'esternalizzazione, no? Quindi tutto fuori, i servizi si comprano. Qui ci andrei un po' calato, soprattutto quando poi bisogna interfacciarsi con gente professionale. Internamente ritengo che bisogna avere professionalità equivalenti. Ci serve, secondo me, una forte determinazione della direzione aziendale, che deve credere in queste scelte e supportare le scelte tecniche, perché altrimenti l'utente che non trova l'icona chiama il direttore e si fa installare Microsoft. E ha senso se non rimane un'applicazione di nicchia, cioè se nella mia realtà Linux dovesse rimanere solo come file server, credo che non ce lo potremmo permettere, perché dovrei tenere un tecnico per mantenere in funzione un file server. Quindi dietro all'introduzione dell'open source, che non deve essere assolutamente pervasiva e unica, ma per tutte le potenzialità che offre, non deve rimanere limitato ad applicazioni di nicchia. Ecco, io non avrei altro da dire.
Sindaco, vuole fare adesso il saluto, lasciamo l'ultimo intervento, sarà, ce l'ha preannunciato rapidissimo, visto che alle 8 dobbiamo assolutamente chiudere e c'è anche un buffet, quindi i tempi sono strettissimi, non so se sono di come saranno messi. Grazie ancora, dottor Franca. Filippo Marone, che è presidente del settore piazzale di Confindustria Fermo e membro del Paolo, il quadrante tecnico. Ecco, il tema sarà poi, non spiegherà dettagli, quello della scelta open source per quello che riguarda poi una situazione di categoria con Confindustria Fermo. Buonasera. Industria, in particolare dal presidente Silvano Magranzi, prima tra di noi c'era anche il past president Alvaro Cesarone, che sono come forse è allora. In Confindustria ci sono circa 500 associati, diciamo che quasi tutte utilizzano all'interno delle proprie strutture informatiche software open source. Molte non lo sanno, cioè in realtà ci si accorge che andando in giro che hanno mai il software gestionale che gira su un server con sistema operativo Linux e magari non lo sanno, ecco, perché molte di queste aziende sono di piccole dimensioni, non hanno un CEM interno e quindi si ha un rapporto col fornitore di fiducia e non chiede il sistema operativo, che quindi in realtà da anni magari ha software open source, quindi in questo caso il sistema operativo, lo utilizza con successo, ci fa business, quindi in realtà ci gestisce tutta la sua azienda. Ho notato che OpenOffice si sta diffondendo e poi molto rapidamente, per il discorso proprio delle licenze, perché la versione, diciamo, gratuita che si può scaricare direttamente da internet è facilmente installabile, funziona bene e in molti casi quindi può sostituire senza problemi la suite di Microsoft Office. Quindi diciamo che alla domanda se il software open source è diffuso nell'azienda, la risposta è senz'altro sì, se era diffuso si sta diffondendo sempre di più. Ora sposto l'attenzione in quelle aziende invece che offrono soluzioni informatiche. All'interno della nostra sezione, della sezione terziario, che è una sottosezione di Confindustria, ci sono 7 aziende che lavorano in campo informatico, che quindi fanno business grazie alla fornitura di hardware, software o entrambe. Ora, anche queste aziende, in particolare, utilizzano al proprio interno software open source e alcune vendono soluzioni open source, quindi magari le vendono semplicemente e poi ci fanno assistenza, e altre sviluppano soluzioni open source. Faccio un esempio, magari nel caso di un'azienda che vende, tra virgolette, e fa assistenza in software open source, è quell'azienda che installa il sistema operativo Linux e poi si fa pagare sulla manutenzione. Quindi il business lo faccio, guadagni, li fa grazie all'utilizzo e alla fornitura di software open source. Poi ci sono quelle aziende che fanno anche ricerca e sviluppo, cioè prendono un progetto già iniziato da altri, magari da una comunità. Siccome è open source, quindi può prendere anche il sorgente, d'accordo? Se all'interno della propria azienda ha anche degli sviluppatori capaci di estendere questo progetto, estendibile perché può prendere il sorgente e quindi può aggiungere dei pezzi, può personalizzare il progetto per il cliente specifico. Ecco, in questo caso, questo è il caso tipico in cui grazie all'open source quell'azienda riesce a fare delle punte acquisti. Poi diciamo, questa azienda dovrebbe essere eticamente corretta in due aspetti. Uno, rilasciare al cliente finale, oltre alla licenza d'uso, anche il sorgente del progetto base e della propria personalizzazione, quindi su questo aspetto è obbligato a rilasciare il sorgente. Poi può decidere se farsi pagare oppure no la licenza d'uso.
sicuramente si farà pagare la manutenzione, i servizi di consulenza, formazione, cose di questo tipo. Poi, diciamo, questa azienda è eticamente corretta se una quota dei propri profitti mi dà anche alla comunità o alla fondazione che sorregge questo progetto base. Faccio un esempio: se utilizzo Debian come sistema operativo, che è una distribuzione di Linux, ora è una comunità enorme a livello mondiale, questa comunità ha bisogno di fondi, di soldi per sviluppare sempre di più questo sistema operativo. Ecco, le aziende che lo utilizzano è bene che versino una propria quota del proprio fatturato a questa fondazione, e per fortuna c'è questo ritorno, e grazie a questo meccanismo la fondazione è cresciuta in Debian anche ad oggi probabilmente uno dei sistemi operativi a livello server più diffuso. Questo per quanto riguarda ciò che avviene nelle aziende che offrono soluzioni informatiche basate su progetti open source. Poi se ho ancora tempo benissimo, vi racconto invece le soluzioni open source utilizzate da Confindustria come associazione, cioè un'associazione, quindi ha praticamente 12 postazioni, 12 client e 2 server. Tra a diversi software, alcuni sistemi sono basati su tecnologie open source. In particolare, diciamo, con successo viene utilizzato il client di posta elettronica. Vi racconto un po' come è stato. A un certo punto, siccome tutti gli utenti utilizzavano, e ancora oggi una parte utilizzano, Outlook Express, che è il client di posta elettronica che troviamo all'interno del sistema operativo Windows, a un certo punto la postazione della segreteria aveva dei problemi, perché Outlook Express non riesce a gestire una mole di email oltre un certo limite, che è 2 GB, cioè se avendo superato questo limite bisognava cambiare client. A questo punto bisognava scegliere quale client prendere tra le varie soluzioni, e la scelta era tra o Outlook, solo Outlook della suite Microsoft, oppure si era visto Thunderbird, che è un client open source, c'è una versione appunto open source che non ha nessun costo. Come tempo, diciamo, di manodopera, di configurazione e installazione paragonabili, cioè entrambi facilmente installabili e configurabili, quindi parliamo di mezz'ora in entrambi i casi, e più il tempo magari di configurare l'account piuttosto che, cioè, l'indirizzo di posta elettronica piuttosto che fare l'installazione. E ovviamente il direttore dell'associazione ha scelto la soluzione che nell'immediato ci ha rappresentato il risparmio, anche perché tra l'altro la manutenzione in questo caso il costo è lo stesso, non è che abbiamo il client di Thunderbird ha un costo di manutenzione più alto di Outlook, quindi in questo caso è stato, diciamo, una strada quasi obbligata. Poi un altro caso interessante è stato la soluzione di pack server, cioè il problema era questo: dare la possibilità a tutte le postazioni, a tutti gli utenti, dalle proprie postazioni di lavoro, di inviare un fax col computer. Cosa significa? Che io ho un file, poi lanciavo io prima una finestrina, con un'email, specificare l'allegato, dare l'indirizzo e digitare il numero di telefono del fax, per cui che inviare il fax. Per fare questo, cosa ci vuole? Ci vuole un programma server installato, quindi su un computer che fa da server, e tutte le postazioni utilizzano questo sentire che si trova sul server. Bene, per questa soluzione, facendo la ricerca, si è trovata una soluzione basata su tutti i componenti open source, quindi escluso l'hardware, cioè quindi si è comprato un hardware, un server, si è installato il sistema operativo Linux Debian, quindi sul server o sistema operativo si è installato un programma con fax server che si chiama IlaFax, e quindi sul server, ok, si è installato il modem, e diciamo, quindi come costo di licenza per il server, costo di licenza 0.
particolare. Per quanto riguarda i client, si è trovato un client di Fax che si chiama WFC, ok, sono un client lo stesso open source, con alcuna, dove si poteva scaricare lì una versione a costo zero, facilmente installabile, che comunica con il Fax server, con il software Fax server che è installato sul server, quindi come costo di licenza in totale zero. E questo ovviamente ha rappresentato un vantaggio enorme di un'associazione che tra l'altro è obbligata a lavorare a ragionare a budget, cioè c'è un'associazione che si basa sui contributi degli associati e all'inizio dell'anno stabilisce quando deve spendere. Se a un certo punto hai bisogno del Fax e non avere a quei soldi, con quei soldi devi trovare la soluzione. Non può pensare di investire, di chiedere anche in questo caso quindi la scelta open source è stato per un vantaggio diciamo basso costo di investimento nel adottare una certa soluzione piuttosto che un'altra. Poi infine negli ultimi mesi si è anche scelto di utilizzare un software gestionale open source per gestire i propri associati. Questa scelta è stata fatta perché fino a due mesi fa si utilizzava un software proprietario per gestire gli associati, gestire gli associati che significa gestire l'anagrafe principalmente. Poi un'altra funzionalità potrebbe essere quella di gestire le relazioni che l'associazione ha con l'associato, quindi l'anagrafica e relazioni con l'associato. Dicevo, fino a due mesi fa si utilizzava un software proprietario. A un certo punto ci sono stati dei problemi col fornitore di questo software e la situazione ha riscontrato un sacco di problemi, che problemi che si diceva prima del vincolo al fornitore, perché appunto avendo problemi col fornitore c'era l'obbligo o comunque delle difficoltà immediate, cioè come faccio a cambiare software? Allora si è scelto un software open source, perché il prossimo vantaggio del software open source è che appunto chi lo utilizza non è vincolato, quantomeno non è totalmente vincolato da quel fornitore, perché ovvio un po' di vincolo c'è sempre, perché cambiare fornitore bisogna trovare un altro che sappia mettere le mani o che comunque sia totalmente capace come il primo fornitore. Però almeno si dà la possibilità di farlo. Con un software proprietario questa possibilità non è possibile. Grazie Filippo, esempi pratici, concreti e sicuramente da un certo punto di vista, anche se poi chi naviga, chi frequenta il mondo dell'open source conosce già nel dettaglio, però servono proprio a dare quella scossa di cui parlavamo male all'inizio tra di noi. Io faccio una sottolineatura per introdurre la saluto del sindaco, i temi che sono emersi sono molteplici, non riusciamo poi a condensarli in un dibattito che per questione di tempo non riusciamo a fare. C'è un aspetto che emerge, che poi abbiamo parlato di pubblica amministrazione e oltre che di imprese, io da quello che ho ascoltato e da quello che ho percepito, sostanzialmente manca personale, nel senso in proporzione chi lavora nei CED è in una percentuale veramente insignificante per quello che poi concerne tutto l'apparato. Manca i soldi, questo lo sappiamo, però partendo da una razionalizzazione che comprende l'open source non è l'unica risorsa proprio per quello che riguarda un'opera di contenimento dei costi, però partendo anche da quello sicuramente riusciremo anche a integrare quei nuclei, quei gruppi di lavoro che poi gestiscono questi tipi di attività. Io lascio la parola al sindaco e le conclusioni le affido a Daniele e vi ringrazio di noi Sius Group per la richiesta di mio contributo e soprattutto vi auguro che questo non sia, ma so già che non sarà l'ultimo incontro sul tema, se ne servono molti e molti di più. Grazie. Buonasera, io ringrazio l'invito, dico subito, non sono esperto di informatica, quindi mi navigo male in queste acque, però ho voluto ascoltare gli interventi per rendermi conto dell'argomento, me ne parlo ogni tanto a Filippo, mi tira l'orecchio, ma io attiva non mi ascolto. E, ecco, intanto ecco, ringrazio dell'invito e
saluto tutti gli intervenuti. Daniele Colombi, sempre sia il presidente, diciamo il capogruppo di questa associazione Fermo Lupo, gruppo utenti Linux del Fermano. Ringrazio lui per avermi invitato a questa iniziativa. Mi sembra di aver capito che esistono quindi sul mercato dei software che vengono chiamati open source che possono sono aperti, quindi possono essere modificati senza dover ricorrere diciamo, a chi vende e soprattutto si evita il fenomeno che vengono più spesso appunto chi vengono puniti con licenza di uso, vengono modificati dopo un anno, possono modificare anche l'altro, quindi ti impongono comunque di andare dietro l'azienda sia per il software che per l'altro. Quindi parliamo appunto, come avete detto, di un software libero che sono, e quindi rappresenta un'opportunità per le varie amministrazioni. Quindi come tale credo che anche l'amministrazione comunale di Fermo ne debba approfittare. Stato sollevato due problemi, uno è quello della formazione, è quello del numero di chi lavora nel centro, che molto spesso sono considerati gli ultimi della categoria, non come professionalità ma come importanza all'interno dell'ente. Purtroppo noi viviamo ancora una pubblica amministrazione, nonostante l'informatica e tutto, ma ancora viviamo con la carta, ma soprattutto una pubblica amministrazione in linea generale che è più rispettosa della correttezza formale diciamo della situazione stessa dei vari atti piuttosto che a quella sostanziale. Questo produce molta attività amministrativa che va a discapito invece di quelli che possono essere i servizi o gli strumenti che l'ente si deve dotare per andare avanti l'azienda, nel nostro caso il comune, perché io rappresento il comune. Quindi c'è un problema di questo genere. Così come c'è anche un problema di formazione, è evidente che se all'interno del mondo pubblico c'è personale, potrà essere esperto di domani, che conosce anche queste opportunità, è più facile produrre all'interno dell'ente. Quindi credo che, siccome sono qui, sia un saluto, ma anche per dare un mio contributo, credo che questo gruppo di giovani esperti, se sono disponibili, potremmo anche promuovere l'organizzazione di alcuni corsi di formazione per il personale diciamo degli enti locali, dei comuni, come sono tanti, tutti hanno il centro, però tutti quanti comunque vivono all'interno dell'informatica e quindi credo che oltre a questa iniziativa che ha avuto un indubbio successo potremmo estenderla anche a dedicarla agli enti locali. Noi siamo obbligati come comuni almeno a mettere a disposizione per la formazione del nostro personale se non 1% della spesa stessa del personale, sono abbastanza rilevanti che quindi devono essere proprio utilizzate per la formazione del nostro personale. Io non posso che condividere chi porta avanti un programma che va nell'elezione di rendere più libera, diciamo, democratica, quindi un'amministrazione attraverso l'utilizzo di questi strumenti informatici. Io ho un po' la repulsione per l'informatica perché sono tutti termini in inglese, quindi server, open source, eccetera, eccetera, quindi c'ho un po' la repulsione, però per amare qualcosa, se non altro comprendo poi come l'utilizzo. E quindi ecco, credo che questo è un impegno che voglio prendere come sindaco della città di Fermo, che poi rivolgendo anche gli altri comuni. E così ecco, non posso che condividere con il vostro programma. Questo vuole essere il mio contributo al vostro incontro, un complimento con tutti i relatori che sono stati appunto, però mi hanno dato la possibilità di comprendere le problematiche e le opportunità. E quindi ecco, credo che sia stato proficuo, poi anche un buon proseguimento, come se pensiamo di scoccio. Io mi chiedo scusa, ma di solito non lo girando loro, quindi passo dal disegno all'altro, comunque per me è un'opportunità. In modo di capire e vedere tante cose che altrimenti non ne avrei la possibilità. Così prima si parlava anche di preconcetto sull'open source, appunto la fondazione serve proprio per eliminare e superare queste barriere più di carattere
chiamiamo psicologico, quindi grazie ancora e complimenti per l'attività. Non so se avete trovato questa sera, ci sta Filippo, me lo chiede un'altra pezza. No, no, secondo me perché potrebbe essere un buon posto dove fare questi corsi. Su questo andate di qualche mese sicuramente qualche cosa troverete, se no Filippo mi addormento tutti i giorni. Ce la facciamo qualche minuto per qualche domanda, secondo me, visto che abbiamo la sala fino alle 8. No, io allora ringrazio il sindaco innanzitutto e volevo, a me mi è rimasto una cosa che diceva Andrea sull'informazione. Visto che la dico, secondo me è una buona idea, è evidente che il futuro dell'informazione sia sul web, questo e i giornali non si aggiornano, sono secondo me destinati a progressivamente diventare marginali, perché l'informazione sul web c'ha un futuro, cioè c'è un futuro perché è più immediata rispetto all'informazione mentale, cioè con le, una società attuale, Giuliano è triste, la velocità è tutto. Paolo, il giornale che parla del giorno prima è già vecchio, soprattutto sul web non può essere più orizzontale, verticale, proprio i blog, queste cose, tipo di cose. I blog, relativamente alla legge che, disegno di legge che nominavi, a me gli aggettivi che vengono in mente richiamano tutti un ventennio triste della nostra storia, io mi auguro che questo disegno di legge venga cambiato in Parlamento, però penso che lo sarà perché diversi ministri hanno preso l'istanza. È una, ne parlo, magari qualcuno non lo sa, comunque uno stretto consulente del Presidente del Consiglio Prodi ha pensato bene fare un disegno di legge in cui è previsto l'obbligo per i blog, per tutte le forme di informazione online, ma anche quelle, diciamo, proprio io stesso ho un blog, dovrei anche io sottostare le stesse identiche cose a cui deve sottostare il Corriere della Sera, registrazioni, autorizzazioni, bolli. È ovvio che è stato fatto in risposta a Beppe Grillo, che ha lanciato una provocazione pesante. Mi auguro che questo disegno venga cambiato. Non ho difficoltà da elettore di questo disegno, ancora non me ne vergogno, ma mi auguro che sia cambiato. Non ho difficoltà di aprire una media. Questo è quanto dicevo. Io, per quanto riguarda le domande, potrei aprirle io, la sessione delle domande, per l'ingegner Nobile, che ci ha proposto due applicativi secondo me interessantissimi. Qual è il futuro di questi applicativi, visto che siamo destinati da qui a 2 anni a dividerla questa provincia? Cioè, spendere tempo, risorse per una cosa così ampia e poi? Allora, la logica... Hai fatto una domanda sicuramente utile e importante. La logica è che il primo progetto, che è quello della cartella sociale, è relativo a ambiti sociali, che poi anche in fase di divisione della provincia, al momento le notizie sono che rimarranno, ci sono 3 ambiti sociali su tutta la provincia intera di Ascoli Piceno. Chiaramente, adesso rispondo anche su Priamo, è un portale che ha come obiettivo quello di presentare non soltanto il Piceno di Fermano, ma probabilmente l'ambizione di presentare qualcosa in più. Quindi, dal punto di vista dei contenuti ti do questa parziale risposta, però tu apri con la tua domanda un fronte molto più complesso, che è quello di come prevedere anche l'informatizzazione della nuova provincia.
di fermo, però su questo sono anche molto sincero, io sto anche ricevendo delle sollecitazioni, perché chiaramente sto preparando del materiale da sottoporre alla politica, cioè il dottor Casolomini, il gruppo provinciale, perché da un lato noi abbiamo l'obbligo, non è che la provincia di Fermo verrà, la provincia di Fermo è stata istituita con la legge 147 del 2004, scusate. Chiaramente il problema è che non possiamo noi oggi non renderla operativa, ma neanche fare delle scelte, perché io sono dirigente informatica della provincia di Ascoli. Quindi prevedere oggi una nuova dislocazione di macchine, un nuovo assetto degli apparati, una nuova scelta di software, significherebbe anche pregiudicare delle legittime scelte dell'amministrazione che verrà. Quindi dobbiamo trovare una soluzione politica, una soluzione a un'operatività che deve essere, non nascondo, noi ci stiamo già predisponendo per prevedere l'operatività di un certo numero di persone che comunque dovrebbero cominciare il nuovo trasferimento. Però dal punto di vista della progettazione, della strategia, di come sarà scelta la soluzione della provincia di Fermo, dobbiamo risolvere una serie di domande che poi prevedranno l'architettura del sistema e la prosecuzione dell'attività. Non c'è solo prima o perché la lasciare, queste sono quelle open source, poi ci sono tutte quelle che si basano anche su sistemi non open source che hanno anche dei costi di manutenzione. Altre domande per qualcuno dei relatori, se no vi invito, in fondo c'è una qualcosina da stuzzicare, un rinfreschino, se volete accomodarvi. Una domandina ce l'ho, per quanto riguarda all'inizio del suo intervento parlò dei fondi stanziati di circa 4 milioni di euro, una cifra del genere. Sì. Ora, un'associazione come la nostra, visto che tra l'altro il suggerimento me l'ha proposto anche il sindaco parlando di corsi di formazione eccetera, se c'è qualche legge o qualche modo che possiamo sfruttare noi come associazione per promuovere dei corsi e avere anche dei finanziamenti per rimborso stesi dei docenti eccetera, se in che modo ci può aiutare insomma. Allora, dando per assodato che io esprimo qui anche la vicinanza e la presenza del presidente Rossi che aveva un'altra riunione ma che mi ha coinvolto con molta volontà su questo convegno all'ultimo momento. Abbiamo la forte volontà di esserci e su questo vi invito anche a venirci a trovare per stabilire una serie anche di possibili collaborazioni. Dal punto di vista di quei bandi purtroppo devono essere mirati a piccole e medie imprese. La definizione di piccole e medie imprese comunque deriva da disciplina comunitaria. Adesso non ce l'ho ovviamente sotto mano, ma una libera associazione al 99% non è una piccola e media impresa in termini comunitari su quei fondi. È evidente però che una piccola e media impresa che fa un progetto prevederà dei servizi che, venivano citato prima, mi sembra da Maroni, sono servizi di formazione, servizi di consulenza che per una disciplina comunitaria vanno fatturati, cioè la piccola e media impresa presenta un progetto a valere sui 4 milioni di euro e deve rendicontare delle fatture. Altro discorso è quello che lei dice sulla formazione. Oggi il fondo che regola la formazione è il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che viene gestito attraverso procedure molto complesse, a volte troppo, per le quali comunque il soggetto che vuole accedere al finanziamento della formazione deve essere un soggetto accreditato presso ogni regione italiana. Quindi la regione Marche ha stabilito le procedure per le quali dei soggetti possano accreditarsi. A titolo di esempio, dalle ultime, adesso non mi occupo come di magistrato di formazione, quando ero a Covid, noi ci eravamo accreditati come soggetto formativo ed erano 150 enti e società di tutta la regione Marche. Adesso penso che siamo aumentati perché l'FSE parliamo di miliardi di lire quindi l'unica strada sarebbe di verificare da parte vostra la possibilità di accreditarvi nel soggetto formativo. Una volta fatto questo ci sono vari assi, formazione per disoccupati, formazione per occupati, formazione per dipendenti pubblici, assi sui quali vengono messe risorse, vengono per tutti i bambini e il soggetto accreditato chiede
contributo con un progetto in cui dice faccio questione di formazione su questo corso, eccetera. È un po' più complicata di come la sto raccontando, io cerco di semplificare un massimo secondo me questi parametri. Io ringrazio, purtroppo non c'è più tempo, ringrazio tutti i presenti e le autorità che sono passati, i relatori, e vi do appuntamento al prossimo anno, dovrebbe essere di nuovo l'ultimo sabato di ottobre. E un'ultima cosa, visitate il nostro sito www.linuxfm.org, iscrivetevi alla mailing list, avrete i dettagli sulle prossime iniziative. Grazie a tutti e buonasera.